Quello che state ascoltando è Fumble. 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 Il vecchio mondo è andato. Rimane solo il mondo antico. E poi torna? No, Manto, il mondo è andato e non tornerà mai più. Purtroppo per te. Mi spiace, Manto, e il vecchio mondo è di Warhammer. È Warhammer Fantasy Roleplay, terza edizione. È il gioco a cui giochiamo a Fumble questa sera, come ormai da 3 sessioni. Di già. E Davvero? due cose su Fumble. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Adesso ce ne sono parecchi altri, ma noi siamo i primi e i più fighi, i più belli da vedere, senza dubbio. Siamo belli, Soprattutto belli. con quel pizzetto, devo Soprattutto con ammettere. questo pizzetto che ho fatto crescere apposta in onore del vecchio mondo. E anche perché sono molto pigro e non mi piace Ci rasarmi. sta. Sei tigro? Sono il tigro. No, sono più Eeyore, forse. Fumble lo trovate su fumblegdr.it e su QWERTY.it. QWERTY è il network di questa trasmissione e su QWERTY trovate un sacco di altri podcast, tra cui Com'è quel gioco, di cui c'è l'ultima puntata uscita settimana scorsa di Massive Darkness con me, Roberto e Yay! Andrea, che meniamo mostri come se non ci fosse un domani. Ci trovate un sacco di altri podcast, ci trovate Ricciotto, che è il podcast di cinema di cui è uscita oggi una puntata nuova con i 400 calci, Missione di Giustizia, Nanni Moretti e Cobretti, non Moretti, magari Moretti, ma no. Nanni Cobretti che ci parla di film di menare e film horror, più che altro. E potete andare a diventare soci di Fumble, cioè soci di QWERTY o fare una donazione a Fumble. Potete anche comprare i nostri gadget su fumblegdr.it/shop. Dove potete anche comprare i manuali di Urban Heroes, che sono dei nostri cari amici, usando il codice FUMBLO! che vi dà diritto a darci dei soldi. Che bel diritto che avete! A voi non cambia niente, però noi ci dividiamo i proventi in maniera più o meno equa. Che altro dire? Le cose importanti da sapere di Fumble è che tra poco. E possiamo quasi dirlo in maniera ufficiale, ma settimana prossima sarà l'ufficialità degli ufficiali. Parte Gli uffici. lo spin-off di Fumble. Partirà nella Azione. seconda metà di ottobre, seconda metà proprio al limitare della seconda metà. E vi sapremo dire di più settimana prossima con il diretto interessato. Nel frattempo, vi diciamo anche che il 14 ottobre saremo a Torino. Per il Filtri Festival a fare 2 ore di Clotos dal vivo con gli eroi delle grandi opere letterarie dell'umanità che prendono parte a un'avventura in cui non si sa bene che cosa succederà, ma ci saranno eroi che guidano altri eroi al massacro. Io sono estremamente indeciso, dipende tutto se Roberto vuol fare quello che mi ha detto che voleva fare o meno. Ancora nessuno ha detto cosa vuol fare, quindi io ancora sono nel buio più totale. Sappiatemelo Quello con la dire. O. Tu quello che comincia con il santo. Ah, se vogliamo fare tutti e due, sì. Se no, io Ok. potevo fare anche quello con la O. Sancho e santo non sono la stessa parola, però non importa, non entreremo nei Il fatto dettagli che della tu lingua abbia spagnola. capito. Non entreremo nei dettagli della lingua spagnola perché questa sera Perché sono andato al cabron. si gioca a Warhammer e abbiamo il nano che finalmente è arrivato a portare un po' di guida ai giovani minchioni, che Siete messi bene. l'ultima volta la puntata si è conclusa con i due elfi, Dal e Q-Talion, Io. che tornavano alla taverna con una testa di rattogre mozzata per dimostrare che effettivamente nelle fogne di Aldorf c'è un pericolo importante che deve essere preso in carico dalle autorità. Non hanno ancora finito di esplorare, quindi hanno detto: mettiamo al sicuro la testa di rattogre nella taverna che tanto è chiusa perché c'è stato un omicidio fuori e quindi non la possiamo aprire. Trovando sulla porta un foglietto di Pintus, molto incazzato per aver trovato la sua taverna chiusa, cosa completamente inaccettabile. Alarico e Ral erano invece rimasti fuori dalle fogne di Aldorf ad aspettare il ritorno degli elfi. Ma quello che si vedono arrivare davanti è un nano molto incazzato. Molto, molto incazzato.
Prego. Di fianco al tombino dove Di fianco al eravamo. tombino dove eravate. Mastro Ral, compagno Ral, credo che ci sia Pintus qui con noi. Restiamo calmi, lascia parlare me, non innervosirlo ancora di più. Cosa cazzo ci fate qui fuori dalla taverna accanto al tombino? Luridi figli di botti bucate! Mastro Lano, state tranquillo. No, non credo sapete cosa è successo. Difficile che mia madre fosse una botte. Lo dici tu? L'hai mai vista? Ho dei ricordi, in sogno ogni tanto. Prima che ti partorisse! Bentornato, Mastro Pintus. La trovo gioviale oggi. Come sempre quando piove. Ma non sta piovendo. Che fai, tocchi? Abbiamo no, vi stavo solo indicando la strada. Così vi spiegherò. Cioè, tu credi che io non sappia dove è la taverna? Muovete il culo! E chiudete quel tombino che ci potrebbe cadere un bambino. Oh, ma abbiamo ancora molto da fare per salvare la taverna, Mastro Pintus. Per caso le fogne si sono riversate nella taverna? Beh, dei grossi ratti o assassini, sì. Soltanto voi vedete i ratti assassini, cosa vi siete fumati? Oh, non ha incontrato... Potete parlare con una guardia, se desiderate. Non ha incontrato Cutalion e Dahl mentre venivate qui? Se li avessi incontrati avreste sentito le loro urla di dolore, probabilmente. Dovrebbe no. essere la locanda, forse lì vi sarà tutto chiaro, Mastro Pintus. Su. L'appuntamento con gli elfi in realtà era di ritrovarvi al tombino. Una volta che loro avessero portato la testa di Rattogre nella taverna. Su. Andiamo alla taverna, alla vostra taverna, è una bella taverna, Mastro. Disgraziato, prendi il mio martello, ti sembro una persona fresca e riposata, ho dovuto camminare un sacco visto certo, che gli elfi certo. non sono venuti a prendermi. Prendo il martello e inizio a trascinarlo molto debolmente per la strada, rallentando tutti. Ok. E probabilmente rigando il martello. Quello sicuramente. Le chiavi! Le chiavi! Ti porgo le chiavi. Grazie. Ma compagno Ral e compagno Cutalion dove sono? Perché guardi me? Cos'è, lo stai chiedendo davvero a me? Arriveranno presto. Dovrebbero essere qui. Magari avranno incontrato qualche guardia. Entriamo dentro. Arrivate, proseguite, arrivate alla taverna. In realtà noi siamo molto sporchi perché veniamo dalle fonti. Siete lercissimi. Noi siamo completamente... Puzzano di merda. E piscio. Sporchi. Ricordiamo il piscio che era la parola chiave dell'ultima puntata. Allora, volete spiegarmi cosa avete fatto voi scansafatiche? Venite. Vedi che faccio per scendere... Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto. Nella parte sotto della tua taverna. Avete derattizzato la cantina? Beh, no. Da questa parte, Mastro Nano. Ho dei problemi a comprendere il tuo abbiamo fatto quello che ci ha chiesto, allora. Beh, avete chiesto di vegliare sulla taverna ed è ancora in piedi, no? E di derattizzare la cantina. Cos'è quel buco nel muro? Non mi pare sia arrivata nessuno. Non erano dei semplici ratti quelli che sono entrati nella vostra taverna, erano scaven. Quando entrate nella taverna e lo portate, lui va diretto verso la cantina a vedere in che condizioni sono le sue botti. La botte, quella grossissima che avevate spostato, è ancora spostata e il buco è ancora aperto perché il falegname non è ancora passato a chiuderlo, o forse è passato e non c'era nessuno. Possibile. Di fianco a questa gigantesca botte c'è una testa di ratto grossa come un San Bernardo. Oh, e cos'è quella schifezza? Quelli erano i topi che erano all'interno di quel buco. Quello non è un topo. Le vostre trappole per quello non hanno funzionato, Mastro Pintus. Ci credo, chiamalo topo. Beh, è un topo. Topone. Allora, se vogliamo essere delicati lo chiamerei topone. Allora, cominciamo tutto dall'inizio, Mastro Nano. L'altro giorno... Scusa, ma compagno Ral, io solo non ricordo, devo essere forse... Capita. Doomsayer in italiano? È l'augure. È quello che... Gli auguri si sa, abbiamo un po' la testa tra le nuvole, ma... A me non sembra sia mai arrivato un messaggio da Mastro Pintus di derattizzare la cantina, o sbaglio? Non è questo il punto. L'altro giorno... Io mi tolgo l'elmetto, lo appoggio di lato, io glielo strofino prendo, le... Glielo inizio a pulire. Oh, le tempie. Aspetta un secondo, perché... Allì sopra prendo la lavagnetta, quella dove ci sono i piatti del giorno, lo porto giù. Derattizzare la cantina. Oh, vuole che lo facciamo? Ah. Non c'era bisogno di scriverlo, potevamo dircelo. Siamo qui.
dei, i miei dei! Mor, non ascoltarlo, guarda da un'altra parte. Per la barba delle giumente naniche. E gli elfi sono... non ci sono, sono andati via, hanno abbandonato la testa e se ne sono andati. Ma vedi che i barili che gli avevi affidato sono stati messi in cantina. Ok, e gli orecchi a punta? Con gli effeminati, che fine hanno fatto? Oh, complimenti Master Quintus per il brandy. Buono, coloro, eh? Coloro che l'hanno assaggiato hanno detto che era molto buono. Ho pagato due monete di rame a Pinta e lo rivenderemo a due monete d'argento, sono sicuro. Oh. Allora bisognerà dire a... chi è che... ah no, cosa aveva bevuto? Da... dovremmo dire a compagno Daldi... quanto aveva bevuto? No, due monete d'argento forse un pochino troppo, potrei inflazionare... Non credo che verranno avventori nella taverna. Beh, c'è quella consumata da compagno Dal. Cosa avete fatto? Mi fai parlare un attimo. Lo sapete che compagno Dal non balbetta più quando beve? Se paga non è un problema. Oh. È stato ritrovato un mago dell'ordine dorato, inchiodato a fuoco sulla porta della vostra taverna. E... stavo per chiedere io questo aspetto. Degli enormi ratti sono entrati dalla vostra taverna furtivi. Compagno, motivo per cui abbiamo... permettete, ma non credo siano stati i ratti a ucciderlo. Ma non ce l'ha portata. Le cose sicuramente sono collegate. Siamo andati con gli elfi all'interno delle fogne per... per scoprire che cosa c'era dietro tutto ciò. E abbiamo trovato questa testa. A quanto pare sotto la vostra taverna ce ne sono molti altri. Solo sotto la mia taverna? Sotto tutta la città. E quindi anche sotto la vostra taverna. Penso che avremo cose più importanti a cui pensare. Sotto la vostra taverna. Più importante di cosa, scusa ragazzo? Delle monete... Delle sonanti monete d'argento che vi si prospettano. Io ho ancora in mano lo scudo. Gli do una scudata, lo schianto contro il muro. Vai, fai una bella prova. Slam Shield. Vai! Che cosa dice Slam Shield? Allora, ricordiamo... intanto hanno fatto un avanzamento. Gli avanzamenti in questo gioco sono parte fondamentale perché sono l'unica cosa che ti permette di avanzare di rank e di avanzare di carriera. Nelle ultime due puntate hanno preso 6 avanzamenti, che sono praticamente i punti esperienza, anche se i punti esperienza indicano il totale a cui sei arrivato. E questi avanzamenti vengono spesi per comprare delle cose che la carriera richiede. Si possono comprare anche altre cose, però ovviamente passerai di carriera più lentamente. Boh, basta. Dice, devo avere lo scudo equipaggiato, engage con il bersaglio. Resilience contro resistenza. Contro target defense. Ok. Aggiungo un dado bianco perché sono specializzato nell'arma. Mm-hmm. E basta. Se ci sono i vari effetti, do botte. Ok. E un 2 di base. Allora, la prova di resilience è una prova di robustezza. Se hai punti in resilience, ci aggiungi anche il dado della... Sì. No, io resilience. No, lui è resilience contro la tua difesa. Non chiedermi per quale motivo, è la carta che qua detta queste cose. Quindi la tua caratteristica di attacco è 4. Robustezza. Forza 4. No, è robustezza. Resilience e robustezza. Quindi 4 dadi. È robustezza token, quindi 4 comunque. 2 è la mia difesa, che è la difficoltà che ritiri tu. Ok. E poi io ho un bianco perché sono specializzato nell'arma. E hai un giallo perché hai il punto in resilience. Esatto, e ne considero uno perché due. Quindi questi punti qua sono quelli che si tirano i dadi. Sono dadi bianchi, questi. Bianchi, ok. I punti fortuna che sono di fianco a ogni abilità. E sono... Che cosa sono le tue abilità primarie? Toughness e willpower. Quindi su robustezza e willpower tu tiri un dado bianco in più, sempre. Finché non ne compri altri e ne puoi tirare altri. Quindi in realtà ne tiro un altro. Va bene, questo è così, è vuoto, questo c'è un teschio. Quello lì è per forza negativo. Allora,
Quindi questi martelli qui sono i successi. I martelli sono i successi. Questo è un super successo e questa però è una sfiga. È una super caos. Sfiga. Allora, è una... quella è una sfiga, è uno svantaggio. Uno svantaggio. Guarda la tua carta. La carta dice, allora, con un successo 3 più forza di danno. Con due successi. Due successi, 5 più forza di danno. Con la cometa. Con la cometa, prossima weapon skill, prendo un giallo, chi se ne frega. Con due teschi. Ne hai uno, quindi niente. No, tanto uno. Quindi deve decidere lui l'effetto negativo della cometa, giusto? Cioè del... L'effetto della stella del caos. In realtà, da regole, sarebbe, se non c'è scritto sulla carta, buon per te, solo uno svantaggio. Ma dato che siamo a Fumble, la stella del caos è la stella del caos. Te la faccio tranquillamente. Non gli faccio tutti i danni che gli farei. Mi limito a... a quelli della forza. Mm-hmm. Perché lanciandolo lo faccio schiantare su un barile di quelli di legno morbido. E la sfiga è che mi sputtana una partita di birra. Ok, quanti danni gli fai quindi? 4. 4, tu hai 2 di robustezza. 2 di robustezza e 2 di soak. Sì. Quindi li assorbiresti tutti, ma abbiamo scoperto che il minimo che puoi prendere è 1. Un danno, va bene. Gli prendi una ferita. Va bene, io mi rialzo e vedi che. E tiro fuori un taccuino e mi segno. Infortunato mentre spostava i barili. L'assicurazione dovrebbe coprire. Va bene, io e chiudo e metto via. Denaro prima del resto. Vedi che io mi alzo dalla taverna e senza dire niente faccio per andare. Cioè mi alzo da per terra e senza dire nulla vedi che faccio per uscire dalla tua taverna. E quando sono sulla porta dico mi licenzio e vado. Va bene, paga il tuo debito. Me ne vado. È andato. Beh, è stato ferito. Credo che sia il minimo. Dovete sapere, Mastro... Tenendomi magari... Dovete sapere, Mastro... Tenendomi magari la mascella. Milo Pintus. Che quando c'è violenza, lo sguardo di Mor si posa sempre su coloro che la commettono. E gli faccio lo steely gaze. Lo sguardo d'acciaio. Sì, è intimidire fellowship contro la tua disciplina. E voglio fargli proprio nello sguardo come fare il belluccichio che... C'è qualcosa di più grande che potrebbe guardare. WP Willpower 4. Quindi allora. Cioè, Willpower è 3 più 1 del. Si conta, no? No? No. Solo da 3. La disciplina 3. Ti dà un dado nero e Willpower ti dà il. Quanto hai nella casella cinto ottagonale 0. Di Willpower? Willpower ho 3. Che quindi sono 3 viola e 1 nero se. Li tiro io, no? Sì. Tre viola e un nero? Sì. Ok. Sì. Attenzione, questo era un fallimento. Via. 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 Un successo e uno svantaggio. Con un successo, con uno svantaggio non fa niente, ce ne volevano 2. Con un successo, il bersaglio si deve allontanare da me con la sua prossima manovra e non si può avvicinare... E influenzo il bersaglio. Quindi penso che sarà. Meglio pulire. Pulisco la gocciolina di sangue che c'è per terra. Vado su a controllare la cassa, eh. Ok. Io, Claudio, mi dirigo all'ordine quello dei. Non dei necromanti. L'ordine d'ametista. L'ordine d'ametista, che è quello dei maghi che si interessano di morte, che non sono necromanti. Sapevo di dire un'eresia. È facile da trovare perché sta al cimitero. Insieme al tempio di Mor, praticamente. Come si chiamava quel mago? Igon. Maestro Igon. Igon! Tra l'altro, ho appena notato che sono perfetto per i giovani minchioni perché ho un talento che si chiama Meglio Fortunato che Bravo. No, questo è il talento del gruppo. Questo, è del gruppo. Ci credo che sia perfetto. Ok, il focus del gruppo. Non manca anche il focus. No, il focus è opzionale, lo dovete se caso comprare. Mi ci piace. Vai al cimitero. Il cimitero di Aldorf è un vecchio, vecchissimo Bravo. Cimitero costruito su una collina. Per cui in realtà, quando entri nel cimitero, c'è una parte che va verso il tempio vero e proprio di Mor. Che è la parte un po' più bella del cimitero.
C'è una stradina secondaria un po' meno utilizzata che va verso le cripte dove si dice che i maghi dell'ordine di Ametista studino il vento della magia che gli interessa, cercando di carpire informazioni dai morti e di capire quale sia la vita oltre il mondo reale. Beh, mi dirigo lì. Un po' a disagio perché insomma non mi trovo tutti i giorni nel cimitero, però mi dirigo là. E cammini verso verso le cripte, non, a differenza dell'ordine splendente in cui ci sono i maghi dell'ordine infuocato fuori dalla porta a dirti tu non puoi entrare, stronzo, sei il pezzente. Qua vedi che non c'è nessuno. La cripta è aperta, senti che c'è un vento freddo e un po' fastidioso che arriva incanalandosi nei corridoi della cripta e che ti investe mentre arrivi davanti, e non vedi anima viva, letteralmente. Beh, faccio fuoco con la mano per tenere una luce accesa, anche per scaldarmi, e proseguo. Scendi le scale e vedi che le cripte, dopo un primo piano, diciamo, di cripte più recenti, scendono ancora più in profondità, e ogni piano di cripte che fai sembrano diventare sempre più vecchie. Sai che comunque l'impero ha 2500 anni, quindi si sono potute accumulare decine e decine di generazioni di maghi dell'ordine d'Ametista che sono stati seppelliti qua dentro. Avanzi sempre senza trovare nessuno, finché in lontananza non ti sembra di trovare, per puro caso, perché sei andato più o meno alla cieca, nel senso non ci sono cartelli che ti indichino da che parte andare, in lontananza ti sembra di vedere una luce, non è la tua luce che viene riflessa da qualcosa perché ha un colorito un po' più azzurro-verdastro. Ok. E vedi questa luce in lontananza, è l'unica cosa che ti indichi una strada. Prosegui verso questa luce verdastra e ti trovi dopo una dozzina, ventina di metri, in una stanza. Probabilmente era una cripta un po' più grossa che è stata adibita a sala. Vedi che nelle pareti ci sono ancora le nicchie dove erano stati messi dei cadaveri che sono stati tolti per fare spazio a dei volumi di vario spessore e genere. Alcuni sembrano molto più antichi, alcuni ti sembrano scritti da pochi anni, quindi forse sono studi fatti all'interno del cimitero. Qualche teschio sparso qua e là, sia di esseri umani che di pelle verde o elfi, pochissimi nani. Che sta leggendo uno di questi tomi. Seduto più o meno di spalle, vedi un altro mago vestito sempre con queste vesti porpora viola, un po' scure, un po' trasandate. Ha una enorme falce appoggiata di fianco e sembra non aver badato troppo al tuo ingresso nella stanza. Buonasera, collega. Aspetto che guardi verso di me. Vedi che lui gira una pagina molto lentamente, facendoti capire che ha sentito la tua voce, ma che sta facendo di tutto per evitare di guardarti. Dove posso trovare Egon? In quel momento lui chiude il libro, da cui esce una specie di nuvoletta di polvere. Dove hai sentito questo nome? È venuto a cercarci, è un membro del vostro ordine, è venuto lui a cercarci per compiere una missione per suo conto, gli dico un po' titubante. Egon non passa dall'ordine da diversi anni. Mi gratto la testa, non dico niente. Quindi non sapete dove si trova. Voi chi dovreste essere? Il mio nome è Ral, ma non ha importanza se non potete indicarmi dove posso trovare Egon. Il fatto che io non lo sappia non vuol dire che nessuno all'interno di queste cripte sappia dov'è in questo momento Egon. Beh, quindi
Sarà richiesto un prezzo per questa conoscenza. L'ha vinto. Beh, forse in questo caso aspetterò che sarà lui a venire da me. Vi auguro che torni e che sia lo stesso di quando è andato via. È un illustre membro del vostro ordine, non è così? Non lo era quando è andato via. Questo non vuol dire che non lo sia ora. Va bene, vi ringrazio. Torno verso la taverna. Mentre stai uscendo, senti la voce del mago alle tue spalle che ti dice: stai attento. Vedo una luce verde davanti a te. Una luce malsana, caotica, depravata. Se fossi in te, ne starei lontano. Mi sono abituato ad affrontarle le cose, non a scappare da esse. Il mio è solo un avvertimento. Beh, vi ringrazio, dunque. Proseguo. Esci dalle cripte e vuoi tornare... Ma vorrei avvertire il mio ordine. Vorrei avvertire il mio ordine della missione che mi è stata affidata e del fatto che abbiamo recuperato una testa. Ok. Nel frattempo alla taverna. Io, dopo aver pulito un po' sotto e aver cercato di sistemare i barili sul buco, torno di sopra e inizio, per tutto il tempo che lui ci ha messo a andare fuori, a stressare lui perché dobbiamo uscire. Mastro Quintus, quindi possiamo andare ora? Dove? A sventare la minaccia che vale. Mor mi ha mandato. Cioè, allora tu, sacerdote di Mor, hai Mor che ti manda una minaccia che ti minaccia. Lui mi ha fatto vedere la minaccia per tutta la città di Aldor. Dille che se ti ha mandato la minaccia, ti fa vedere la minaccia. È simpatico. Beh, tutto ciò che può portare alla nostra morte, a parte che non sia caos, è mandato da Mor, ma ciò è buono. Mio caro, visto che sei anche l'unico rimasto qui al momento, l'attacco di cuore che prende, non lo so, il figlio del carpentiere alla tenera età di 25 anni è Mor, anche se chiaramente ogni momento vissuto è poi un dono in sacrificio di Mor. Per quello bisogna cercare di vivere. Sì, ma non si può mettere fretta. No, non si può mettere fretta. Coloro che hanno una scaletta. Già, perché se i pioli cedono, cadono. È insensato. Ma, cioè, scusami, allora, vorrei capire. Quindi, secondo te, qualsiasi cosa... Questa che... la metto qui e appoggio la testa di Skaven sul bancone. In quel anche momento, no! In quel momento lo spostamento d'aria della testa di Rattogre fa muovere un foglietto di carta che probabilmente era caduto per terra, che non avevate notato prima. Che però, per lo spostamento d'aria, viene... Io lo ignoro completamente. Viene mosso. Cos'è, una fattura? Spero che non sia da pagare, Lo prendi in mano, è una pergamena scritta di recente, sono rune naniche. E c'è scritto: gli elfi li ho presi io, non ti preoccupare. Beh, almeno saranno carne da cannone utile. Oh, sono andati a darsi alla pirateria? Sì. Non conviene usare il piombo o le palle di cannone? Dipende. Se vuoi spaventare, è meglio usare un elfo. Se vuoi far male, hai ragione. Ma si riconosce ancora, una volta che è stato sparato, che è un elfo? È l'effetto splash. Quindi basterebbe anche del maiale. È più stimolante se gridi elfo in arrivo che maiale in arrivo. Non sono molto ferrato sull'arte della guerra. C'è una differenza, poi l'elfo fa splash e... Comunque, dobbiamo andare a salvare Aldor. È firmato Barino. Non ovviamente. So perché compagno Ral se n'è andato. Quando ha ancora una missione che ci è stata data da qualcuno molto in alto. Cos'è? Prendi per il culo e lo guardo dal basso verso l'alto? Non così in alto. Un mago dell'ordine d'ametista è venuto e con ci ha fornito l'equipaggiamento. Non vede?
La mia veste bianca. L'ordine d'ametista è il secondo ordine più odiato di tutti gli ordini. Per che me ci no, sono. È il migliore. Per te no. Tu sei l'unico. Sì, sì, chiaro. Lo dicevo per il resto del okay. mondo. Ma infatti ero di scarsa fatica. Come si dice, un becchino è passato a darci la benedizione. Ehi, grazie. L'ordine più odiato è quello dorato, perché sono veramente con la puzza sotto al naso e non sono utili a nessuno. Poi appena sotto c'è l'ordine d'ametista, no, perché sono quelli perché che quando passa quando passano per strada la gente si tocca. E ci ha fornito questo equipaggiamento. Non vede? Non vede che non ho più la toppa di quando mi ha dato quella spadata? No, quando avevo rovesciato la birra. Trovo estremamente utile il fatto che tu abbia un vestiario dignitoso. Mi fa fuggire meno clienti. Non dico di no, ma la domanda è: perché con quegli stronzi? Perché loro sono gli unici che hanno apprezzato e capito la minaccia che è stata mandata in visione a me da Mor. Gli altri non si preoccupano di questa piaga che attanaglia Aldorf dal profondo, e noi dobbiamo salvarla, dobbiamo purificarla, dobbiamo riportare alla gloria di Sigmar questa... Io sbatto la testa contro il balcone, è la mia piaga, siete voi, ma no, no, altri con cui sostituirvi. Oh, ma cazzo, ci sono solo io oggi. Appunto! Beh, sarà questo il volere di Mor. È volere il cazzo, non di Mor. Nel frattempo sentite anche un... Chi è? Oh, forse arrivano altri ratti da sotto. E bussano? Sono ratti educati? Beh, sono qui a riparare il buco. Oh, il carpentiere, vado ad aprire. Ah. Apri la porta, è una persona evidentemente malata di scorbuto. Non mangia assolutamente la quantità necessaria di frutta per un essere vivente. Oh, vedo che siete benedetto da Mor. Prego, entrate. sempre sia gloria a lui. Ma questo dove l'avete trovato? Lui è appena entrato in locanda, non lo so da dove arriva. Ho un mio posto qui dietro. E avete lo so, ma hai fatto il muro tu. E avete qualche apprendista? Ma oggi non è qua. Oh, però lo avete. Sì. Beh, è importante per la continuità. E anche la riproduzione, guarda. Beh, non credo possa riprodursi molto, non vede? E ormai è nelle braccia di Mor. Guarda, più che braccia direi che gli ha fatto le carezze Mor. Mor in questo momento sta rimboccando le sue coperte. Tra un po' gli è anche il bacino della buonanotte, no? Mi sono appena ricordato che ho purtroppo da fare qualcosa. No, guarda, io non uscirei oggi fossi in voi. No, soprattutto entrerei nella... Via dentro, va. Mastro Pintus, questo buco nel muro, dove sta? Posso offrire del brandy? Tu non puoi offrire una meamata mazza. Ci sono delle casse, anche pagate poco a quanto mi è stato detto. Tu puoi chiedere se vuole del brandy, così lui paga. Posso offrirvi del brandy? Va bene. Un goccetto è gradito. Penso subito e vado subito. Dagli un goccetto. Volevo chiederti, mio maestro... maestro... Goebbels. Ecco appunto, Goebbels, che è Goethe. Vabbè, il muro, quando me lo facesti? Avevi detto, se non sbaglio, sì, che avrebbe retto una caduta di un tipica da nano, quelle cadute per cui sostanzialmente noi nani voliamo per 3 o 4 metri quando un altro nano ci lancia. Mm-hmm. Corretto? Sì, ma non credo in orizzontale, Mastro Pintus. Ma è un muro, quindi è in orizzontale, non puoi cadere in verticale su un muro. Appunto, quindi era perfetto. Non ho capito. Comunque... Io non so che cosa... Perché c'è un buco? Non so che cosa sia successo a questo muro. Mi hanno detto che erano i ratti. Come fanno dei ratti a rompere un muro che dovrebbe reggere? Oh, come questo! Gli faccio la testa gigante di fianco al bancone. Beh, creature del genere possono fare... Mi cade lo scudo sul suo calcagno. Lui sbianca perché... Oh, ma sono venuto sbiancato lo scudo, glielo raccolgo. Grazie. Mi sono appena... No, fuori c'è Mor che guarda, io non uscirei. No, no, appunto, devo andare da Mor, ho lasciato una tibia. Oh, ma già ci state andando, anche molto velocemente. Io credo che avrò da fare, purtroppo per le prossime settimane non ho un altro... E scappa fuori. Ma tu, sei andato a scuola dagli stronzi? No, sacerdoti di Mor. Stronzi, va bene.
Nel frattempo, torniamo un attimo al nostro Ral, che stava andando al suo ordine, l'ordine splendente, alla ricerca di qualcuno con cui ma parlare. Ma posso affrettato anche. C'è qualcuno dell'ordine che io conosco che sia una persona un minimo con cui parlare, che non sia l'ultimo degli stronzi? Allora. Qua è pieno, ovunque! Non so. Su, è Warhammer, seri. C'è una persona che ti viene in mente che potrebbe darti retta, magari... Non ti crederà fino in fondo finché non gli sbatti in faccia le prove. Però almeno non ti riderà in faccia come ha fatto l'arcimago l'altra volta. Mi reco da Reinhold. Da Reinhold. Reinhold Arenstein. Mi reco da Reinhold. Lo trovi che sta istruendo le giovani reclute su come concentrare in uno dei venti, quello che governate voi, per convogliarlo in una fiamma. In modo da lanciare queste piccole fiamme contro dei manichini di legno. Manichini. È proprio una cosa che ti insegnano al primo anno di magia. Mastro Reinhold. Ral, arrivo subito. Voi continuate a distruggere quei manichini. Se trovo ancora un solo manichino in piedi quando torno, questa sera saltate tutti il rancio. Mi faccio un cenno di approvazione mentre dice questa cosa. E ti ricordi di quando da piccolo tu davi calci ai manichini perché non riuscivi a fare le quando fiammate? Andavo con la pietra focaia, le torce. Vi stavo cercando, per fortuna vi ho trovato. Ral, senti, vieni. Grazie, grazie. Parliamo un attimo. Sono un po' agitato. È un sacco non so che non ci nota. Vediamo. Ti vedo un po' pallidino, occhiaie. È strano. Già. Sono successe un po' di cose strane ultimamente. Vi dice nulla il nome... Igon, ne avete mai sentito parlare dell'ordine dell'ametista? Siete che non guardi Game of Thrones, se no un nome simile di no, l'ho visto tutto Game of Thrones. Io devo sentire tutto. No, era Eagon. Egon, non Egon. E poi Egon non era quello di Ghostbuster? Sì. No, non ho mai sentito parlare di un Egon dell'ordine dell'ametista. Sapete che io lavoro in una locanda, no? Me ne avrò parlato. Il tuo apprendistato, sì. Lavoravi, sì. Ti sei licenziato. Lavoravo a dirlo tutto perché mi sono licenziato. Comunque... Hai deciso di abbandonare il tuo apprendistato? È stato ritrovato... Sorrido, intanto continuo a parlare. È stato ritrovato un mago dell'ordine dorato. Ne avrete sentito sicuramente parlare, ucciso. Ah, sì, sì, ho sentito. Non vi preoccupa ciò che sta accadendo? Ma sarà qualcuno che aveva dei debiti con lui, sicuramente. Ma il terzo mago che viene a ma i maghi dell'ordine dorato hanno sempre debiti da qualche parte, no, cercano sempre di trasformare ordini. L'oro in piombo, il piombo in oro, poi trasformano il piombo ma è stato lasciato in il alluminio, suo l'alluminio non serve. Ma il suo elmo dorato era lì. Perché avrebbero dovuto ucciderlo e non prendere il suo elmo? Ma maestro? Perché sai come fanno questi mafiosi? I mafiosi fanno un esempio delle uccisioni che fanno. Non uccidono solo per i soldi ne hanno. Lo fanno per ricordarti che se fai un debito con loro, il prossimo a morire sarai tu. Vorrei farvi vedere una cosa che abbiamo rinvenuto nei cunicoli sotto la taverna. Io in tutto questo su un tavolo sto vivisezionando la testa del rattogre. Penso che questo possa spiegare più di mille parole. Vi prometto che se vi farò perdere tempo vi offrirò almeno una birra per disturbo. Va bene, per una birra si fa sempre fare qualche cosa, soprattutto se è buona birra nanica. E so sì. Che alla taverna ne avete. Ha preso delle birre molto buone, maestro Nano. Continuate a distruggere i manichini. Se torno e non avete distrutto questi manichini, li avete ricostruiti, li avete distrutti di nuovo, non solo andate a letto senza il rancio, ma vi prenderete anche una scudisciata a ciascuno. Tu sei in carico di controllare che loro li distruggano. Se non li hanno distrutti, tu ne prenderai due di scudisciate. Sì, signore! Fai strada! Da questa parte, lo guido verso la taverna, senza parlare troppo. Reinhold è il tipico mago dell'ordine splendente, non ancora di alto rango, però che è già entrato... Già è entrato nelle grazie del vento che governa la magia del fuoco. Quindi è il mio idolo. Perché già la sua pelle è già molto tra l'abbronzato e
L'incartapecorito, i suoi capelli sono tendenti al rossiccio, quasi come se fossero accesi da una piccola fiammella. L'unico mondo dove i ginger sono visti bene e non una maledizione. E oltre alle chiavi che porta addosso, lui ha tre chiavi. Si porta appresso, non è la tipica torcia dei maghi da battaglia, però è una specie di torcia con catena che lui tiene attaccata alla cintura, che può essere accesa e usata in caso di necessità. Beh, io ho molto rispetto per lui, però lui immagino che sia un tipo anche alla mano, no? È molto più alla mano dell'arcimago, che sicuramente non ti avrebbe nemmeno seguito fuori dalla torre dell'ordine. Niente, quando camminiamo chiacchiero due più almeno, se passa qualche bella donna la commento, proprio lo guido verso la taverna. Ok. Arrivate alla taverna. La taverna quindi è aperta o chiusa? Aperta. Sì. Entriamo in taverna. È tornato Ral e accompagnato da lui c'è quello che è evidentemente un mago di rango più alto di Ral. Oh, la testa è su un tavolo completamente aperta. Come dicono le voci nella testa, vivisezionare una testa mozzata è difficile, però... Se si può provare, dai. Hai ragione. Per me è tutto vivo finché non va a mor. Stavo leggendo che... Giusto perché momento regola, un attimo. La career transition, sì, che è quello che sta dietro, c'è da pagarlo. Eh sì. Cioè è una roba in più, un'altra, sì, che ti, sì, serve, sì, se vuoi andare oltre. Sì, o vuoi cambiare carriera. Sì, vuoi quello, sì. Perché puoi prendere un'avanzata oppure cambiare e diventare... E in teoria puoi farlo sia prima che dopo, guerriero. Quando, cioè, puoi finire prima gli avanzamenti del tuo oppure dopo. Sì, però se lo fai prima ti hai speso degli avanzamenti senza aver preso nulla. Quindi non ha tanto senso. No, quindi la taverna è aperta e c'è la testa sul tavolo. C'è la testa appoggiata su un tavolo, Alarico che ha tagliuzzato e aperto il cranio della creatura per guardare cosa c'era all'interno. E a questo punto Alarico mi dovrebbe fare un bel tiro di first aid. No, di nature lore. Nature lore, int, sì, int. Wow. Difficoltà 2. Sei super conservativo, vedo. Io? No. No, ne ha 5. No, io. E sarò un punto fortuna del gruppo. Wow. Ah, la vedo bene. No, male. Scusa. Questo qua è un successo. E quelli vanno via. Una stella del caos. Un vantaggio della stella del caos. Allora, aprendo la testa del rattogre, hai tolto dei pezzettini di cervello, ti sei reso conto che parte della testa di questo essere era già stata aperta e richiusa poi, e infatti togliendo dei pezzettini di cervello trovi una gemma verde delle dimensioni... Di alzo le mani, faccio due passi indietro... Oh, 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 oh... Prendo subito un coso e copro la testa. E voi entrate in questo momento mentre lui sta tirando una tovaglia sopra la testa. La tovaglia andava sotto prima. Se vedo che entra gente, chiudo la tovaglia a mo' di saccoccia e la tengo in mano. Stai sgocciolando! Ma c'è qualcuno, sì, in taverna? Meglio così. Loro due. Forse capisco come mai non c'è mai nessuno nella tua taverna. Perché ci siete voi. La testa. Io non sono più nella tua taverna, sono venuto qui per bere. Mastro Pintus, credo che sia il caso. Può venire un attimo con me di sotto? Aspetta, prima servo loro, tu vai di sotto. Ok, mi raggiunge subito. Due birre naniche. E inizio a scendere di lato, continuando a guardare Pintus. In maniera proprio totalmente antisgamo. E scendo di sotto. Mi siedo al tavolo dove c'è la testa. Non c'è la testa, ce l'ho io. La sto portando giù. No, fermo un attimo, fermo un attimo. Non ti cago e vado giù. Vabbè, mi siedo un attimo al tavolo. Sono due boccali di pietra, perché la birra nanica si serve soltanto i boccali, okay, di pietra. Ok, lui ti dà una moneta d'argento. Continua a portarle finché siamo qua. Va bene. Toccava a me offrire. Mentre me ne vado. Non dire sciocchezze. Mi sembra il minimo che possa fare per un ex allievo. Quindi inizia a tracannare la prima pinta e la mette giù. Beh, lui aveva visto la testa, eh? No. No, Toc. Siete entrati che lui aveva messo su la tovaglia, quindi... Ok, allora nel momento in cui il nano si gira un attimo, dico, mi alzo, dico, da questa parte venite, e scendo e vado, faccio per andare giù.
Io sto lui guardando. Appoggia il boccale e ti dice: portamene un'altra di sotto. E vado. Beh, facciamo che gli do le birre che ho di sotto a questo punto, no? Ah, va bene. Il buco è ancora aperto. Ci sono solo i barili davanti con rispostato. Sì, perché il carpentiere se n'è andato. Io non mi ricordo, ci passava a malapena nel buco? Sì. Schiacci su quattro zampe, però sì. Io provo a iniziare a uscire dal buco. Ok. Ma con la testa o senza? Beh, mezza spappolata dietro, me la trascino dietro. Ok. Voi scendete, vedete la tovaglia che si sta infilando nel buco. Dove stai andando? Vabbè, faccio mi sembra per di aver fermarti. Visto qualcosa. Vieni qua, facciamo vedere. Un bel buco. Esco. Facciamo vedere la testa. A chi? È un maestro del non mondo. Credo sia il caso. Perché no? Il mago che è con lui allunga la mano. Ti fa piacere, il mio nome piacere. È Reinhold Eisenharn. Alarico, molto lieto, maestro. Per piacere, può concederci 2 minuti? Beh, mi è stato detto che c'era qualcosa da vedere che ne andava della salvezza. Mostriamogli la testa. Del... Venga! Ah, una birra. Un paio di minuti, compagno Ral. Tra di noi, per decidere una cosa. Beh, arrivo subito. Se avete bisogno di un attimo per discutere tra noi, non è un problema. Gentilissimo. Grazie mille. Prego, si prende anche qualcosa da bere sopra. Quello no, che vuole. Mi sembra il minimo, no? Gli do da bere io quando vuole. Sei il primo e ultimo cliente che avrai oggi, ti conviene trattarlo bene, ti dico. E ti guardo in faccia un po' con aria di provocazione. Tiro fuori un taccuino, comincio a segnare più 5%. Per un attimo ho temuto che dicesse un tacchino. Tiro fuori il tacchino. No, sì. Dance! Egon, il mago che ci ha contattati, non si è più presentato all'ordine per molto possiamo molto tempo. Possiamo prima parlare 2 minuti, compagni? Sì, siamo da soli. No, sei il tipo ancora lì. No, è salito. No, è salito. Ah, è salito. C'è un piccolo problema. Hai fatto un altro buco? No, ho trovato qualcosa dentro la testa. Un cranio? No, ti ricordi cosa c'è? Apro. Gli faccio vedere la gemma verde. Uno smeraldo! È una bella gemma verde che brilla di luce propria. Ok, che cazzo è? Uno smeraldo luminescente! E la richiudo. Allora, fai... tu puoi usare anche Magical Sight, che ti dà sicuramente delle cose in più. Ok, Magical Sight, quindi un giallo in più. Ne ho anche 2 bianchi. 2 bianchi, un giallo. E la difficoltà è 2. Se non perché hai magica non... sarebbe... Se non hai magia puoi usare... Sì, intelligenza. Base minchia, proprio. Cometa. 3. Questo è un fallimento, giusto? Hai fatto 3 3 successi, un vantaggio e una cometa. Pintus, se vuoi la difficoltà anche per te è 2. Io ricordo la discussione di Igor l'altra volta. Fallissimo. Un vantaggio, 4 insuccessi. Però ti specchi e noti che hai il baffo nella posta. Hai visto una volta una roba del genere a un mercato nero di un paesino dimenticato lungo i bordi del confine sud dell'impero? Non hai idea di cosa sia, ma ti ricordi che era messo a prezzo 8 monete d'oro. Appena vedo che lui la sta guardando per esaminarla, quando mi accorgo che la sta guardando troppo, chiudo il sacco. Sì, ma vedi che io comunque non le mani. Quella che avete davanti è una warp stone. Muta pietra. Una muta pietra. Quindi per coloro che magari che ci stanno seguendo, che non, quelli non che perché non io conoscono... non so che cos'è la muta se pietra. La tocchi probabilmente ti potrebbe crescere un terzo braccio e venire cacciato dai cacciatori di streghe. Allora, la muta pietra è caos divenuto fisico, piovuto dal cielo. E gli unici che possono toccarlo senza morire sono gli scaven, ma anche quelli del caos se lo toccano rischiano di morirci. Gli scaven invece lo usano per qualunque... Allora, alcuni maghi lo utilizzano perché è in grado, essendo caos puro ed essendo la magia caos sostanzialmente, è come una mega batteria Tesla grossa come una monetina che tu ti puoi portare in giro, però ti potenzia una città. Quindi ed è una cosa rarissima e ti ricordi anche che l'altra volta ci hanno detto se trovate delle pietre verdi state il più lontano possibile. Questo sì è un problema, ti dico. È un grosso problema e non so quanto fidarmi del... È una fortuna che è un problema. Sì, non per noi. È una fortuna consegnata alle autorità appropriate. È una fortuna rivenduta nel giusto mercato. Credo che potrebbe rischiare
che la locanda venga presa di mira dai cacciatori di streghe se dovesse provare a venderla. È una fortuna perché abbiamo le prove di cui avevamo bisogno. Questa è un'evidente prova del sì, fatto che ma solo che ce l'abbiamo qui in mano rischiamo che veniamo impiccati prima e fatti domande dopo. E dal piano di sopra sentite Reinhold che sta parlando con qualcuno. Aspettatemi io qua. Vado, no, vado su, io devo servire da bere, fin dei conti tu non sai più. No, io salgo anch'io, no, se no è sospettoso e mi sento a disagio. Porto a quel punto mi porto un forse meglio porto da Brandy. Io dirò a Reinhold appena saremo su. Ma non... è la cosa giusta. Quando salite al piano di sopra, il primo che sale è Quintus. L'ho portato bene. E vedi che il mago che è entrato con Ral sta parlando con un tizio, un essere umano. Ha un lungo cappotto di pelle nero, un cappello a tesa abbastanza larga e una grossa effigie di Sigmar al collo. Un cacciatore di streghe. È un cacciatore di streghe, evidentemente. Oh, proprio voi cercavamo. Ah sì? E mi avvicino. Vuole del brandy? Sì. Molto lieto, Alarico. Sì, vedi che lui tira indietro la mano. Mi hanno mandato qui perché un carpentiere blaterava qualche cosa di ratti giganti. Oh sì, come siamo già andati a parlare con l'ordine dei maghi splendenti e con l'ordine dei maghi di ametista, siamo stati incaricati... Vedi che quando dice maghi di ametista lui sputa per terra. Sì, però poi devo pulire io. Io mi chino, faccio così con la manica. Sapete ci hanno ingaggiato per combattere questa piaga di questi grossi ratti che si trovano nelle fogne. Ah. C'è un grosso problema e stavamo proprio venendo a cercare qualcuno con la sua autorità per provare a capire come gestire il tutto senza causare panico. Purtroppo... Guardo verso loro due. Non lo so, dico. Che vuoi? Abbiamo trovato questa. Ma. E apro la sacca. Lui si allunga verso la sacca. Vede la pietra. Prende la pistola. La tira fuori. Butta quella cosa per terra in nome di Sigmar. Se non vuoi che ti pianti un proiettile nella sempre testa. Sempre salutato Sigmar. La appoggio. Non credo che per una pallottola possa servire. Penso sia abbastanza robusta. Questa cosa non va toccata da nessuno. Oh, certamente, lo sappiamo. Lo sappiamo? Beh sì, per quello l'ho messa in una chiedete sacca. La taverna, da qui non esce nessuno finché non abbiamo risolto questo problema. Noi. Chiudo subito la taverna. Per questo, se mi è concesso, ho chiamato maestro... Reinhold Eisenhardt. Ma tu non sapevi della pietra, maestro compagno Ral? Ma sapevo che la situazione stava prendendo una brutta strada. Dico, mentre sto chiudendo la porta, la testa dentro la quale si trovava... di certo... ci ha messo molto in allarme. La testa mi preoccupa, ma la pietra mi preoccupa molto di più. Io intanto sprango le finestre, proprio se sono chiudo. Siamo così finestre. Fortunati che una persona così saggia del vostro ordine sia qui adesso. Fai una bella prova di fellowship e charm. Se siamo fortunati, guarda un po'. La faccia del maestro è preoccupato, non preoccupato. No, la faccia del tuo maestro è abbastanza. Io uso questo qui. Per aggiungere altri due bianchi. La difficoltà è la sua disciplina, quindi 3. Beh, io cerco di dare un aiuto, se posso, in qualche modo, con le parole. Disciplina è di willpower, vero? Disciplina e willpower. Sì, sì. Allora è 3 e 1 nero. Cioè, abbiamo, è l'unica roba che abbiamo sia io che lui, disciplina. E so. Uso anche un fortuna, perché qua è importante. Bravo. Sigmar. Ah, madonna. Allora, due fallimenti. Uno svantaggio. Fallimento. Due successi e un vantaggio. Ok. Lui ti guarda per un attimo. Sono sicuro che un prete del dio dei morti sappia quali rischi si corrono toccando questa cosa. Oh, certamente. Quindi sono sicuro che tra voi e i due maghi saremo in grado di contenere questa brutta minaccia che ci troviamo per le mani. Purtroppo Mastro Nano, la sua taverna è sotto sequestro. Mi è sfuggito il vostro nome. Non ho capito. Per ordine dei cacciatori di streghe e per ordine del Tempio di Sigmar, il vostro locale è attualmente sotto sequestro. Oh, credo momento, anche però, per conto del Tempio di Mor. C'è una cosa che vorrei aggiungere. Se, tu se cazzo di parte stai? Cioè,
Non abbiamo rinvenuto all'interno della locanda del Mastro Nano questa pietra. L'abbiamo portata qui soltanto perché questo era il posto più sicuro. La taverna del nano non è contaminata. Dovete sapere... Questo sarò io a deciderlo e a giudicare. Dovete sapere, Mastro... Mastro Clemens. Che dopo aver sconfitto questa creatura e aver preso la testa per dimostrare alla città del pericolo che corre, ho deciso di aprirla. Deformazione professionale, chiamiamola. Appena ho visto lui apre le cose, quello che c'era all'interno, ho subito preso la sacca, coperto il tutto e stavamo venendo appunto a informare chi di dovere, perché questa cosa è terribile. Posso... è gravissima questa cosa. Posso permettermi? E ce ne sono altre, credo. La cosa è ancora più grave, allora. Non siete preoccupato per ciò che... per le uccisioni di maghi che sono avvenute? Per il come sono avvenute? Con tutto il dovuto rispetto per la vostra professione, purtroppo questo mi preoccupa molto di più e oltretutto molti maghi vanno a cercarsele. Sempre detto! Vanno a cercarsi, non so cosa, ma l'ho sempre detto. Indico verso la pietra, nel senso. Vanno a cercare queste pietre e vanno a cercare la morte, dando fastidio alle persone sbagliate, cercando di ottenere potere quando non devono. Compagno Ral, dovete capire che questa pietra, a differenza della morte dei maghi, che seppur mi dispiace non era il loro tempo, come mi ha detto Mori in sogno, ma sono ora dove è bene che siano. Chiunque venga in contatto con questa pietra è possibile che mai raggiunga il paradiso di Moro, di Sigmar. L'unica cosa che raggiungerà chiunque tocchi quella pietra sono i poteri della rovina. E questo non è accettabile. Non è che possiamo portarla fuori dalla mia taverna? Beh, al momento no. Al momento, come ripeto, la sua taverna è sotto sequestro e deciderò io quando sarà il caso di portare fuori e cosa sarà da portare fuori. Sono sicuro che attraverso la nostra collaborazione riusciremo ad accelerare i tempi. Mastro Clemens, vi consiglio di non prendere da bere, altrimenti il nano potrebbe colpirvi con il suo scudo. Non ho intenzione di bere in ogni caso. Io forse un po' sì. Ora, è un cucino, In questo momento Reinhold alza una mano. Se posso permettermi due parole, Ral, è questo ciò che volevi mostrarmi? In realtà io volevo mostrarvi soltanto la testa, non sapevo ci fosse all'interno una pietra, però almeno qualcuno mi prenderà seriamente ora, dico. E questa testa l'avete recuperata dove? Nelle fogne. Il corpo si trova ancora lì. Una caverna che si diramava dalle fogne principali, quelle ormai abbandonate. Dico la zona, esatto. Non abbiamo recuperato la testa, abbiamo... C'erano altri rumori. L'aveva attaccata al collo. Quindi l'avete ucciso voi, questo bestione? Sì. Sì, maestro. Le dico fieramente. Bravo. Vedo che i miei insegnamenti sono serviti a qualcosa. A uccidere i topi grossi. Oh, Mastro Ral, compagno Ral, è sempre stato... bravissimo, anche gli altri 6 grossi ratti che abbiamo affrontato sono stati annichiliti dal suo potere in un attimo. Altri 6? Sì, molto più piccoli. Poi hanno fatto crollare i tunnel. Purtroppo i maghi dell'Ordine Splendente non ci hanno preso sul serio. Purtroppo alcuni di noi sono diventati poco sensibili alle esigenze del mondo. Solo perché ha visto la pietra, lo stronzo. Sì, infatti. E hanno dimenticato qual è il nostro dovere principale, cioè mantenere l'impero sicuro. Gloria all'impero e a ciò che ne viene dopo. Questa è una grande occasione per noi, maestro. Un'occasione di dimostrare quanto è valido il nostro ordine. Credo che la cosa più importante al momento sia far capire al nostro Mastro Clemens che nessuno di noi ha avuto niente a che fare con questa pietra. Io sono sicuro che Mastro Clemens sarà disposto a concedere a uno di noi di andare ad avvisare il resto dei diretti interessati, e in quel momento facendo verso Clemens dicendogli fammi uscire da questo posto di merda. Ma qualcuno dovrà pur avvertire e convincere il capo del nostro ordine. Da pezzi di merda dire, ma come? Voi che l'avete toccata prima? E voi siete Cazzo delle streghe impazzisce! Voi siete la persona senz'altro da dare, visto il vostro rango, maestro.
Io sono sicuramente quello più adatto a convincere il nostro sommo arcimago ad aprire gli occhi su questo pericolo. Io mi lascio prendere dall'emozione, rimetto la mano proprio sulla spalla e dico: confido in voi. Ma è un po' esaltato. Ma esattamente a chi dovrebbe andare a dire cosa? Beh, sicuramente al resto degli ordini dei maghi, avvertire che sotto Altdorf si nascondono queste impure creature e che celano tra di loro queste gemme malefiche. E non vi è già a disposizione un cacciatore di streghe più ben, come dire, disposto al ruolo? Sono sicuro che lui sarà più propenso a seguire voi nelle fogne per distruggere queste creature. Ed esattamente chi ha designato il fatto che noi dobbiamo andare nelle fogne, non il vostro bellissimo ordine così potente, pronto alla risposta? Pintus, ma se possiamo aiutare... Non dico di no, stavo chiedendomi se c'entra un punto dei ruoli. In quel momento Reinhold si appoggia con i gomiti sul tavolo, i suoi occhi diventano un pochino più luminosi. Io faccio Twisted War comunque. E ti, cosa fa? Deceptive Exchange, ovviamente. No, è un... Cos'hai tirato tu per sapere la muta piede? Nel corso della... Magical Sight lui ha tirato, perché... Io tiro Int e basta? Sì. Education? Beh, Education è sì, ci può stare. Dirigo la conversazione verso un bivio. Due. E prima che il bersaglio se ne renda conto, dice qualcosa di imbarazzante, pazzo o falso? Mm-hmm. Dovrei fare una prova, immagino. Sì. Guile. Contro disciplina. La disciplina di questo... Del mago o del... No, è del mago, perché a me è questo qua che vuole prendere e andarsene per... Ma io per quello volevo sapere se ne è seduta la mutapietra, perché quello vuole andare lì per io c'è un sacco di mutapietra sotto. Cioè, col cazzo! No. Allora, la disciplina del mago, purtroppo per te, essendo un mago, è 5. Immaginavo. Più due neri. Ho 5 io, quindi avrà 5 lui che aspetta. A 5 di disciplina, però la skill disciplina. No, a 5 di willpower più i due neri di disciplina. Allora, quindi io in... si aggiunge... Praticamente come tu metti i dadi blu 3. Più quelli bianchi, la difficoltà è dadi viola. Non li metti gialli però. Sì, ma non esistono dadi peggiori neri. 3, guile o 1, quindi metto un giallo. Sì. Poi aggiungo un bianco perché c'ho Notorious come reputazione. Contro questo minchia la santa la madonna Se vinci fa cose, se fai svantaggi sono cazzi. Ok, tanto ormai vabbè, no, in realtà no, minchia, se ti viene non fare due successi, due vantaggi ti ammazza. Non fare due vantaggi? Perché cosa fai due vantaggi? Gli dai un po' di stress. Allora sono 5 insuccessi. Due se ne va. Questo è bianco o questo è bianco? Sono 6 insuccessi e 3 vantaggi. Io non ho ancora capito i segni. Le spade sono il bene, cioè le spade sono un meno praticamente e i martelli sono un più. Sì, no, devo fare il flip mentale io con... Martelli, spade, due vantaggi. Teschi, aquile. Okay. Subisci uno stress lui e basta. Subisco uno stress io? No, l'altro. L'altro? Sì. Ok. Vabbè, oh, quantomeno stressati, stronzo, che vuoi parare il culo. No. E... Tu te ne sei andato, ti sei licenziato. Quando inizi a cercare di girare le sue parole, vedi che lui si fa più avanti, i suoi occhi si illuminano un pochino di più, e lui ti dice, io sono sicuro che Mastro Clemens sarà disposto ad ascoltare le vostre richieste di non essere sterminati in quanto... attuali possessori di una muta pietra che non dovrebbe essere in nessun posto e che avreste già dovuto riportare alle autorità. Quindi immagino che essendo lui ben disposto ad ascoltare voi, voi sarete ben disposti a fare ciò che è necessario fare. Inoltre, a meno che non preferiate il giudizio di Sigmar. Sì, ma quello che dice lui, non quello che dice Sigmar, è lei. Sempre valido. Questa è una grande opportunità, Massimo. Per chi? Per i vostri affari anche, oltre che per noi.
quanto sarei stato meglio se non aveste portato la testa all'interno della mia locanda. Cazzo! Quanto successo potrebbe riscuotere in più la tua taverna se si sapesse che della pietra del genere sei un eroe nano. Credo. Grazie. Che un eroe nano ha collaborato con le autorità per sventare una grande minaccia. Già me lo vedo. Ma credo che qui si tratti di la collaborare con le autorità o venire in campo. Che viene a bere da te, compagno Ral. Cerchiamo di guardare il lato positivo. Ma io sono positivo. Non ho parlato di tortura. Stiamo messi bene. Che facciamo, signor mago? Beh, sono arrivati molti corpi da noi una volta che sono passati in mano ai mastri. Se avessi voluto molti corpi... Cacciatori di streghe. Avrei... E io... aperto un bordello. Mor accetta chiunque. Certo che se riesce a riconoscerlo di solito è più facile il passaggio. Vabbè, cacciatore di streghe, visto che a quanto pare tutti quanti pongono, come dire, la fiducia in lei, che famo? Ci sbrighiamo? Beh, io non vorrei perdere altro tempo, quindi se potete indicarmi dove avete trovato è di qua. Una domanda. Questa pietra e guidarmi. Beh, nei cunicoli. Vogliamo mettere prima al sicuro questa? Questa la verrà messa al sicuro da me in persona. Beh, ma non possiamo portarla con noi. Non verrà portata con noi. Perfetto. Una domanda. Voi verrete al tempio di Sigmar insieme a me mentre porto questa. Una domanda prima di andare. Per caso dica. Avete mai sentito parlare di un mago dell'ordine dell'ametista di nome Egon? Cioè, voglio sapere se questo qui è tipo uno che sta inquisendo. Mai sentito. 4 contro 4. Zero totale. Mai sentito, ma di Egon ne esistono molti nell'impero. E... beh, Egon dell'ordine dell'ametista, un mago sicuramente potente e molto anziano. Vi sarei grato. Tutti i maghi dicono di se stessi di essere molto potenti e molto anziani, quindi... vi sarei grato se mi è concesso. Chiedete cercherò di informarmi. Chiedete di lui qualche informazione. Grazie. Io gli do la sacca, la prende? Sì. Mentre la prende, dico, possa Mor proteggervi dalla malia del caos. E gli faccio un minor ward. Dove tenevate la testa prima che arrivassimo? Era su quel tavolo che è ancora sporco di sangue. Ok. Difficoltà 2? Giusto, no? Sì. Cioè, no, più nero. Com'è illuminata la tua taverna? Da candelabri. Attenzione, candelabri. Tre vantaggi. Non tre vedo molte alternative del candelabri, torce o lanterne. Lui ti mette 5 monete di rame sul bancone, ti chiede un bicchiere della cosa più forte che hai. Ok. Nel frattempo un... Non è per berla, immagino. Un bagliore mentre radiante appare intorno al cacciatore di streghe ed è benedetto da Mor. E tiro fuori da sotto il bancone un piccolo otre fatto di pietra. Un otre di pietra, va bene. Questo è... quello di terracotta tipo etruschi, no? Questa è una ricetta di famiglia. Mi lo prende. È fatto con una muta pietra. Da te il l'otre. Beh, lo prendo. Non lo bere tu, eh. Si mette la testa sulle spalle... con l'altra mano solleva il tavolo di lato e lo fa rotolare fuori. Esce con la testa ancora in spalle. Ti fa cenno di dargli l'otre. E gli do l'otre. Lo rovescia sul... faccio una fiamma con la mano. Sul tavolo. E ti guardo e... gli do fuoco. Il tavolo prende fuoco. Ringrazi che non sto bruciando l'intera taverna. Ma visto dire niente mentre un tic all'occhio. Nessuno è morto. Tante volte questa locanda ha bruciato. Le voci continuavano a dire la locanda, le fiamme. Forse non dovremmo ignorare ciò che ci dice Mor. E sorrido. Cominciano a ballare due occhi a ritmo sfalsato. Scherzavo, Mastronara. Ricordati che sei licenziato. Non abbiamo tempo da perdere. Sì. Reinhold, ecco. Ti mette una mano sulla spalla e ti dice Ral. Fai onore all'ordine splendente. Noi manderemo tutti i rinforzi possibili appena saranno pronti. Non vi deluderò. E si allontana. Mentre Mastro Clemens vi guarda e vi dice... beh... dovevi mandare all'ordine. Vi seguiamo. Prima una sosta al Tempio di Sigmar. Sì.
vi porta verso una zona meno periferica della, della città. Io comunque sono l'ultimo a uscire dalla locanda, quando chiudo la porta mi appoggio la fronte alla porta e un... Perché l'ho assunto? Perché l'ho assunto? Perché l'ho assunto? Abbiamo salvato la locanda. Sì, ma ci avete portato la testa, siete voi che mi avete sputtato. Lui continua a brillare per un po', tipo un paio di minuti, poi basta. E arrivate al, al tempio di Sigmar, uno dei templi di Sigmar di Altdorf, che è riconoscibile dal grosso martello che, si, che è inciso sulla, sulla porta e dalla cometa che si trova al di sopra. Ed entrando vedete che lui si avvicina a uno dei preti guerrieri che ci sono all'interno, gli mormora qualche cosa sottovoce all'orecchio, gli lascia la testa di ratto e vedete che praticamente viene messa all'interno di una scatola di piombo abbastanza grossa da tenere il corpo di una persona. O piombo è quello che... Finché non verrà purificata ulteriormente. Buono a sapersi. Il cacciatore di streghe chiude la... la cassa di piombo con un lucchetto e si tiene lui la chiave. Vabbè, io senso, faccio una, tipo, non so se c'è il segno della croce di Sigmar, appena arrivo lì davanti faccio sì, quel il segno del martello. Sono un fedele ora, di Sigmar, quindi faccio ora che segno. Questo è stato fatto, se volete possiamo portarla dove abbiamo incontrato le creature. Fate strada. Dovete stare attento però, potrebbe essere un luogo pericoloso. Ho queste e tira fuori due pistole. Puoi fare qualcosa e ti faccio vedere il taglio che mi ha fatto. Se ti è possibile. No, non intendevo. Era disinfetto un po'. Non intendevo quello. Sputtandoci sopra. In questo momento meglio non attirare l'attenzione di morso di noi, visto dove stiamo andando. Fantastico, dico, andiamo. Riconducete Mastro Clemens verso l'ingresso delle, delle fogne, che è dove tu hai trovato questi due fessi fuori dal... Non potevate lasciarcela qui la testa, maledetti voi. Beh, meno male che non l'abbiamo lasciata qui. Stare qui voi con la testa finché non chiamavamo le autorità. Siete voi che ci avete detto tornate alla locanda. Ma la testa era già alla locanda. Anzi, non è colpa vostra, avete ragione. Elfi di merda. È stata un'idea buona, in effetti. Che se ne siano andati perché hanno toccato la pietra? Speriamo. Dovremmo parlare con questi elfi. Scusa Gianni, Claudio. Ne parleremo una volta usciti da queste fogne. Prego, vado. Di solito va avanti compagno Rami. Vado avanti io. In quanto il più potente tra di noi. Vado avanti. Sempre un po' spavaldo. Un mago da guerra è sempre un mago da guerra. È un fesso, è sempre un fesso. Oh, è molto crescendo. È molto capace in quello che fa. Fate spazio lì sotto. Per avere controllo ci vuole poco potere. Ti dico mentre sto scendendo. La potenza è nulla senza il controllo. Io posso lanciarmi sotto e passare lì accanto tipo siluro. Toc. Se vuoi farti male puoi farlo. No, senza farmi male, grazie. E sta muovendosi non troppo sconsideratamente. Voglio riportarlo al a dove abbiamo combattuto il rattogre. Allora, fai una prova di orientamento, che in questo caso è intuition. Mi puoi aiutare? No, lo faccio io che sono bravo. Intuition. Sono io, lo faccio io che sono bravo, vi guido io. Io ho sia orientamento che intuition. Voi potete aiutarlo dandogli un bianco. Due le difficoltà, un bianco ciascuno come lo date voi. E no, lui non te lo può dare. Lui non me lo può dare, quindi uno solo. E cos'è che devo aggiungere d'altro? I dadi di, del fatto che ho un intuition che è uno giallo. Non c'ha un bianco. Aspetta, no, no. Intuition, sì, uno giallo. Ma poi non c'hai due bianchi su intelligence tu di base? Sì, sì. Visto che sono tutti umani, nessuno ha un intuition tranne me. Esatto. Io ho una però fiamma, lui è la fiamma. Perché io lo posso generare fuoco per la mia volontà. Ok. Allora questo va via con questo. Ma ne vanno via altri due di successi. Non sono niente. Tagli altri due successi. Ho due vantaggi. No, un successo e un vantaggio. Un successo. No. Due vantaggi. Sì, ma un successo l'ha tolto di troppo. Sì. No, erano due successi e, no. E aveva due insuccessi. Sì, erano tre. No, erano due. Vabbè, due vantaggi. Vabbè, non ho tirato sfiga, quindi sono contento. Beh, non ci sei riuscito. Non hai trovato la strada di prima. Hai ritrovato le tracce. Almeno alcune tracce le hai trovate. Però quella stanza dove avevate messo anche... dove c'era la mazza,
elettrificata il corpo del rattogre. Posso vedere se me lo ricordo trovate. Io adesso che siamo arrivati a dove ci sono le tracce? Sì, però a questo punto non ti può aiutare nessuno perché okay. Lui ha già sì, cercato. Sì, sì. Dai, cazzo, dai. Difficoltà 2, no? Sì. No, non sono successo. Un vantaggio e basta. Non ricordo, abbiamo preso la strada a destra o una delle due a sinistra? Però qua ci sono delle impronte, guardate, inizio a seguire le impronte. Effettivamente per terra delle impronte di ratto ci sono. Ratto umano. Vedete, io chiedo a... Queste sono le impronte di quelli più piccoli. Ce n'erano molti piccoli. Mastro Clarence, voi sarete magari più bravo di noi. Clemens. Clemens, riuscite a vedere per caso se trovate le nostre impronte per capire esattamente quale strada avevamo preso? Purtroppo non siamo molto bravi a orientarci. Con una stella del caos, però. Super successo con una stella del caos. Ah, sì. Vedete, le vostre tracce sono da questa parte. Queste sono chiaramente tracce di Ral, perché le sue impronte sono un po' più annerite. Oh, queste bordo. Indico quelle del ratto. Quelle sono quelle del ratto gigante. Ah, queste sono quelli dei due elfi che probabilmente erano con voi, dalla dimensione dei piedi. Scusate, ma non è proprio il mio campo. E questa che vedete di fianco a queste impronte di ratto sembra l'impronta di un bastone o qualcosa del genere. No, ma nessuno di noi aveva un bastone. No, io ho il bastone. No. No, io non ho il bastone. Tu hai la spada. Nessuno di noi ha un bastone. Il mago aveva il bastone. E il mago eravamo solo in quattro. Quale mago? Igon, ma... Igon aveva il bastone. Ma non era venuto con voi? No. Però aveva un bastone. Sì, lui aveva venuto con noi. Un bastone falce. Questo cerchio dice che è il bastone? Sì, esatto. Nessuno di noi aveva una cosa del genere. Magari qualche altro ratto. Ah, spero di no. Comunque da questa parte mi sembra che siano la maggior parte delle impronte. Quindi proseguiamo di qui. Andiamo da questa parte. Proseguite un po' nei cunicoli. Beh, a questo punto ci facciamo guidare da lui. Giro. Esatto, sì, eravate andati per parecchio tempo nei cunicoli. E guidati da Clemens, seguite quelle che sembrano essere effettivamente le vostre tracce da come sono messe, finché non trovate, alla fine, anche quella stanza dove avevate ucciso il rattogre. La mazza è scomparsa e il cadavere è stato portato via trascinato. Vedete i segni del trascinamento. Che fetore! Sì, la puzza è terribile. Non mi sembra niente di particolare. Stavo sentendo la tua puzza. Ma è la tunica nuova. Shh, sentite. In lontananza, molto molto bassi, sentite dei piccoli squitti che potrebbero essere dei ratti veri. O molto più in lontananza, magari dei ratti più grossi che stanno parlando in scaven. Questi potrebbero essere loro. Dopo. Ce ne erano molti quando abbiamo affrontato i sei negli altri tunnel. Abbiamo sentito tanti altri rumori e molti altri ci hanno inseguito. È il caso che avanziamo il più silenziosamente possibile. No. E se in caso dovessero essere troppi, qual è la strategia? Nel caso dovessero essere troppi, vede che lui infila la mano sotto il suo giaccone di pelle, tira fuori una specie di roba di terracotta con una miccia sopra. Questo mi sembra un piano idea. Piano bomba. No. Esatto. Non ho paura di combattere, ma... anzi, non agonio altro in certi momenti se è per una causa tipo questa. Ma che cosa cerchiamo? Se quei topi sono effettivamente così tanti e hanno delle mutapietre, uno di loro è sicuramente uno di quegli orribili preti del ratto cornuto. Beh, sinceramente tra education immagino 5. Sì, ma la difficoltà è 3 perché il ratto cornuto non è proprio una delle cose più 5 education del quindi mondo. Ne ho uno giallo, due bianchi perché sono una roba di intelligenza. Ah, int. E due la difficoltà. No, è 3 la difficoltà. È la difficoltà. Education? Sì. Sì. Oh, allora poco. Merda. Dammi uno 0 successi. Dammi uno e 2 vantaggi. Vaffanculo. Sempre 0 successi e 2 vantaggi. Io farò malissimo ora. Perché 2 bianchi?
Zero successi e due svantaggi. Il ratto cornuto probabilmente è un altro di questi topi giganteschi con le corna. Sì, come il rattogre, magari un altro nome del rattogre. Un'altra creatura così grossa, non so se riuscirà a passare per questi tunnel, potrebbe essere pericolosa. Tu non sai niente del ratto cornuto se non che è legato alle, al concetto di malattia, di pestilenza. E quindi lui in pratica ci dice, c'è uno di, dei, dei adoratori del ratto cornuto. Sì, esatto. Che dobbiamo cercare lui? Se uno di loro è qua sotto, ne attirerà molti, molti, molti altri. Si dobbiamo ucciderlo. Credo che si riproducano come ratti. Credo che sia un po' più complesso di così. In ogni caso le prove sono state consegnate al vostro ordine, quindi se dovessimo fallire interverrà qualcun altro. E ciò mi rincuora. Ma noi non falliremo, perché Mor guarderà solo verso i nostri nemici e coloro tanto stupidi e stolti da utilizzare oggetti di quel tipo non possono essere lasciati liberi di terrorizzare Aldorf. Comunque è il caso che loro non ci sentano arrivare. Mi sembra sensato. Cercate di essere il più silenziosi possibile da qui in avanti. Certo. Dobbiamo tirare? Sdeng! No, come l'altra volta, lui vi guida facendovi andare nelle parti più... Io sono la persona meno agile del... più adatte a passare silenziosamente, per cui lui parte ben avvantaggiato, ma tira contro non una difficoltà standard, ma contro l'osservare degli scaven. Quindi sono 4 viola e 2 neri. Minchia. Kabim. Ci abbiamo fatto. Questi due si annullano, sono 3 successi, 4 successi. 4 successi e uno svantaggio. Come ha fatto, mister? Questo era il nostro nascondersi o l'osservare degli scaven? Era il vostro con... nascondervi sul tiro di osservare degli scaven. Esatto. Quindi, okay. 4... quindi è stata male. Certo, cioè, benissimo, no, abbiamo fatto 4 vantaggi. Avete fatto 4 vantaggi. Ah, ok, Viola non l'osservare degli scaven, non era l'osservare degli scaven. Ok, pensavo il contrario. No, la difficoltà era l'osservare degli scaven. Vi fa proseguire nei cunicoli di qua, quindi avanzando verso dove è stato trascinato il corpo del rattogre, ed effettivamente a un certo punto arrivate a una sezione delle fogne che è stata fatta crollare in modo da creare uno spazio più ampio all'interno delle fogne. Il corpo del rattogre è stato sicuramente trascinato giù per questo. Ma sono sempre fogne che scendono o cunicoli laterali? No, sono fogne. Ok. E il corpo del rattogre è stato fatto andare di sotto, perché voi arrivate fino al bordo. E quello che vi si presenta davanti è questa stanza, diciamo, è più una specie di caverna ormai, perché le fogne sono state fatte crollare per un paio di piani, in modo da creare una zona comune abbastanza grossa. Guardando di sotto effettivamente vedete il cadavere del rattogre in un angolo, senza insieme testa. Alla mazza senza testa. Davanti al cadavere del rattogre c'è un grosso altare fatto di ossa. Davanti, dietro a quest'altare, è stato attaccato quello che sembra una pelle di qualche essere vivente, non siete sicuri se sia un essere umano, un elfo o qualcos'altro, su cui con il sangue è stato inciso una specie di triangolo. E davanti a questo altare, che stanno pregando in scaven, quindi con degli squitti, vedete un ratto grigio, magrolino ma con un bastone, con una bella pietra verde attaccata sul bastone, e una dozzina di altri scaven che stanno... Spero che questo tizio sia forte. Diamo il round di sorpresa, mi spero almeno. Beh, avete chiaramente un round di sorpresa e... Scusate, ma adesso usiamo le miniature. Yeah. Usiamo l'iniziativa. E usiamo l'iniziativa. E abbiamo un round di sorpresa. E avete facciamo l'iniziativa anche. Sì, la fate lo stesso e poi... Era destrezza più... Più un cazzo. No, più un cazzo. Più un punto fortuna... Che una basic skill che non ho. Ah no, non è una basic non skill. Non è una basic skill. E quindi sono un giallo.
un bianco. E qua ne torna uno. Perché un bianco? Perché uso un punto di fortuna. Anch'io lo uso. Quanto hai di agilità? Due. Tira due dadi per vedere come agisci. Non c'ha difficoltà, no? No, non ha difficoltà. Più un dado fortuna del gruppo per tutti. Awia! Tre successi. Allora. Un vantaggio. Quindi. Tu hai fatto tre successi. Mm-hmm. Io due. Cominci prima di noi. Ma perché è un'altra ambientazione. Perché Morlo. Beh, oddio, no, anche in Star Wars dicevo sempre per ultimo. Tre successi, due successi. Non me la sono cercata però stavolta, ma perché ho messo solo due in destrezza. Se avessi messo cinque agivo per ultimo. Ah, sì, perché tiravi di più, ciò, più due ciò, successi e quanti no, vantaggi? Più ciò io di solito me lo faccio. Purtroppo. Mentre gli Skaven pacco sì, dopo. Allora, in realtà come in Guerre Stellari adesso voi avete uno slot personaggi, decidete voi chi. Ah, manca anche il vostro amico inquisitore. Che lui avrà tanta destrezza. Un giallo. Tre successi. Oh, come me. E lui verrà c'è interpretato. La miniatura dell'inquisitore è sempre Van Helsing. Penso sia voluto. È Van Helsing che assomiglia a un inquisitore. Ah, ok. Quanti erano gli Skaven? Sono ognuno un gruppo da tre. Okay. Domanda. Io sono il primo, no? Insieme al tizio. Mi sembra che il tizio stia caricando. Il tizio sta tirando fuori le pistole. Ma mi sembra intenzionato già a sparare o vuole anche posizionarsi? Cioè, a guardare la situazione, guardando anche loro, mi sembra che stiano per lanciarsi subito. Allora, loro non lo so perché non so che cosa vogliono fare, ma glielo puoi chiedere. Come sembra? Mi dici com'è la tua posizione in questo momento? Ti sto caricando. Tu? Io sto pian piano rannicchiandomi. Ok. Però se lui si sta caricando, allora io urlo e grido per Sigmar. No, scusa, non uso questa. Uso quest'altra. Urlo: ora è il momento, sono distratti, Mor li sta guardando. Cessate il vostro rituale empio perché Mor vi guarda. E faccio exploit. Opening. Farò è proprio in inglese. Exploit opening. Le voci nella testa mi fanno morire da ridere. È scritto proprio sul manuale: destrezza più un cazzo. Leadership, che è sotto fellowship, quindi 5 più questo più 2 più nero. Difficoltà 2, immagino, perché è la base. Sì. Quindi 3, 4, 5. Ah, mi vado in una stance difensiva, quindi sostituisco un blu con un verde, giusto? Sì. Sky is a neighbor. Mi prendo anche un punto. Sono due successi e tre vantaggi. Con due successi scelgo due alleati e sceglierò il cacciatore di streghe Clemens e Pintus, dirigendo a loro mentre gli dico: ora sono sguarniti, potete togliere, vabbè, questo qua non penso che vi serva, un recharge token da un'abilità che avete usato. No, perché non ho ancora usato. Recuperate uno stress, che non penso vi serva, e potete fare una manovra gratis. Potete fare una manovra gratis. Bella roba. Entrambi. Ok. Questo è il mio round di sorpresa. Non c'è nel fede? No. Ne aveva abbastanza per farlo. No, ma non costa favore, è una cosa di leadership. Ah, ok. Il tizio invece spara. Lui c'ha una manovra gratis, eh? Con la manovra gratis prende la mira e gli aggiunge un bianco in più. In più c'è un bianco di suo, in più ha un giallo e la difficoltà è 2. E basta. Sì. Sentite un'esplosione nella... Tre successi netti.
un'esplosione riempire i cunicoli, un rumore fortissimo che vi fa fischiare le orecchie. E per siamo vostra... a 5 di distanza? Eh sì. Per il vostro diletto, il capo degli Skaven ha sparato sul mago. Eh beh, sì, chiaro. Viene colpito, infligge danno normale. La mira l'hai già contata? Sì. Infligge il danno normale, che però con lo Skaven assorbe 3, gliene fa 2 e uno stress, che essendo un mago a voi conviene. Conservativo o difensivo? Sta ancora a voi due. Sta a voi due. Due perché quello gratis. Sta a voi due. Pintus, Ral, sta a voi due. Pintus, se vuoi andare prima tu, dimmi tu. No, no, io... Come non è gratis? Una manovra gratis. Tu mi hai dato una manovra gratis. Ah sì, sei andato indietro. Quindi ho due e vado indietro e faccio due... Quindi sono già a due stance perché avendo la sua gratis. Certo, è vero. Dentro di due. Diese, come che si è messi lì? Tanti Mazzro Pintus, non temete Mor, non sta guardando voi. Siete a 5 step di distanza, considerata anche l'altezza. 5 step di distanza, quindi in realtà non li posso di sicuro raggiungere. Ti servono 5 manovre per raggiungerli. Ok. Considerando che tu ne hai già usate 2 per cambiare stance, esatto. Ne puoi fare un'altra prendendo uno stress e andare a 4. Una fatica, scusa. No, 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 non avanzo, semplicemente mi metto completamente in difensiva davanti a loro con questa, però qua devo dire tipo block, cioè il momento in cui l'attivo quando vengo colpito. Sì. Non la dichiaro prima? No, l'attivi un'azione, quindi in genere quando vieni è una difesa attiva oltretutto, non è neanche una passiva. Ok. Dopo che sei stato dichiarato dopo, target di un attacco, va bene, la fai. Ma domandone, il tunnel da cui loro arriveranno è stretto, per cui il nano non è un tunnel, hanno buttato giù dei pezzi, quindi è più una grossa riescono caverna. A passare tutti e attaccare chi vogliono. Sì, loro si devono arrampicare, però essendo Skaven sono, va bene, in realtà allora quindi adesso non posso fare una pippa, al massimo posso soffrire uno stress e prendere, spostarmi una fatica. Stance allora, una fatica. Sì, un fallo. Non conviene. Quanto posso recuperare? Tanto c'è un altro round. No, in teoria ci sono gli scavi in mezzo. Quando. Questa è una sorpresa. Sì, no, me ne soffro una. Ecco. Tieni una fatica. Dovreste usare cose che si ricaricano. Quelli sono dadi contro di te che ti danno. Ogni volta che fa un'azione fisica tiri un dado in più. Nero per ogni. Sì, aspetta, però quando è che la fortuna fa il refresh invece? Alla fine del combattimento. Alla fine del combat? Quindi magari me la tengo per dopo? Io non te lo consiglio, perché avere subito una penalità all'inizio... Cosa vuol dire la fortuna fare il refresh? Whenever fortune refresh, recover one fatigue. Ah, ok. Voi avete 3 punti fortuna a testa. No, hai ragione. Tieni buono. Però, Ral. Ral. Allora, io all'inizio channel power, quindi 5 dadi per la mia caratteristica, 2 dadi la difficoltà, non c'è un in più perché vuoi fare anche cast o vuoi fare solo channel? Sì sì, quindi voglio fare anche cast, quindi ne aggiungo un altro. Willpower, ho anche un dado bianco. Sì. Uno dal pool di fortuna che si ricarica. E cosa mi rimane in altro? Ah, channeling, uno giallo. Yeah. E va in Super Saiyan. E al posto di un dado blu ne metti uno rosso. Ne metto uno rosso. Grazie, già c'è assoluto. Non è andato bene. No. Niente. Allora, però aspetta. Zero, due fallimenti. No, però prendo i fallimenti con questi. I fallimenti zero. No, perché questi si chiamano l'uno con l'altro, quindi hai fatto niente. Che sfiga, cazzo. Beh, vabbè, si può gastare. Casto comunque. Cosa? Questo. Ma che gettata c'ha? Medium range. Eh no, medium sono range due. È 2. Devi avvicinarti. Posso channellare 2 volte? No. No, l'abilità è channellare. Niente, allora attivo lo scudo anche personale. Quindi devo tirare 5, sempre che sono l'intelligenza. 2 bianchi di fortuna. 1 bianco della fortuna di gruppo che lo prende e si ricarica. 2 di difficoltà. E uno extra perché non no, non si ricarica.
Ah no, cos'è? Quando ogni volta che il pool della fortuna è vuoto, rimettine uno. Ah, ok. In totale sono 4, perché ne ho 2 per i conti fortuna sull'intelligenza, e 2... uno di apprendista, sì. E uno okay. Di quello. E qua, visto che è uno spell importante, prendo anche uno dei miei 3 punti fortuna. Punto fortuna sono bianchi più? Sì. Anziché un dado blu, uno rosso. Cazzo. Però c'è una stella del caos. Che non, fa, non dovrebbe fare niente di che. Beh, ma è fatto. Vabbè, qua. Niente, si attiva il potere. E aggiungo anche, visto che ho... Quanti vantaggi ho? Ho 2 vantaggi. Aggiungo anche 2 recharge token. Ok. La stella del caos, dimmi tu cosa mi fa. To, qua ci prendi i recharge token. E il problema è che non sei abituato a convogliare così tanta energia tutta in una volta. E ti prendi uno stress. Ah no, aspetta, ecco quando rifrescio la fortuna. La fortuna, perché in teoria tu dovresti darci... dei punti fortuna a seconda del gioco e sono quelli in teoria, se non è quello che te lo ricarica, che li prendi quando tu ce li dai, quando arrivi al numero di punti fortuna pari al numero di personaggi del gruppo parte questa fortune refresh. Ah, ok, vabbè, per il momento va bene così lo stesso. Fai vedere se quello che mi permette di recuperare dallo stress, la carta base. Va bene, intanto io ho finito il mio turno. Niente, lo scudo si è attivato. E comunque poi dobbiamo rivederlo la prossima volta, perché in realtà mi copro completamente, mi avvolgo completamente. Per poter usare questo dovessi usare la manovra per mettertelo tu. Okay. E se ce l'hai tu non possono usarlo gli altri. Ok. Cosa? Questo? In teoria te lo devi prendere. Ah, ok. Per usarlo. Vabbè. Piano piano si scoprono cose. Esatto. Come è giusto che sia. Fine del round, inizio del round effettivo. E... sta al vostro pistolero di fiducia. E a me, in contemporanea. No, non in contemporanea. Aveva fatto 3 successi. Ma aveva fatto anche un vantaggio. Fortuna, più... No, hai fatto 3 successi. Vabbè, no? Aveva anche dei vantaggi. C'ha talento. Usa roba che si consuma? No, perché gli NPC non no, gli NPC hanno delle robe loro. Alcuni hanno delle cose che vanno di recharge, ma non gli attacchi base. E lui comunque ha 2 pistole, quindi in realtà sta usando la seconda pistola in questo momento. Poi dovrà ricaricare. Ma la seconda pistola non è così fortunata. E il veggente grigio che c'è di sotto alza il suo bastone. Lui viene per un attimo accecato dalla luce verde del bastone, quindi il proiettile colpisce l'altare di fianco agli Skaven e sta IPG, non ad Alarico necessariamente. Sta IPG, vedete voi. Inizio io sto lì. 3, 4, 5. Quindi noi agiamo 6, prima del veggente, prima di tutti. Uno di voi agisce prima del veggente, poi agisce Faccio il veggente. Poi carry favor, quindi uno in più perché voglio anche lanciare. Sostituisco, uso la manovra per andare a 2 di difensiva. Potrei lanciare spell, può crescere più prima che possa. Attenzione, via sono, ah no, però c'è la stella del caos, vediamo cosa fa. La stella del caos niente, però c'ho 2 successi e una clessidra, il che vuol dire che mi aumenta di 2 la ricarica, giusto? Perché tu me lo puoi mettere su una che è in ricarica, è l'unica che è in ricarica, o potrei diminuirti l'iniziativa. Ok. No, però te lo metto su. È un vantaggio se mi aumenti la ricarica, per la spell che sto lanciando. E allora ti abbasso l'iniziativa. Sì. No, perché ogni volta che tolgo un token fa belle cose. Ho letto sul manuale che tutte le robe che è un vantaggio aggiungere i token o sottrarli, se prendi lo svantaggio è al contrario. Tipo anche nella mia abilità, no? Che finché ce l'attiva ho uno scudo. Se una roba che è una penalità mi aggiunge un token, me lo toglie. Ah, ok. È al contrario. Vabbè, ma gli ho spostato. Quindi ho fatto 2 di carry favor, guadagno 3 di favore. E poi provo a lanciare urlando la gloria di Sigmar e dicendo: Morli, guarda, Sigmar! Guida i miei compagni per fare il loro colpo di grazia! E provo a lanciare chiamata di battaglia. Ok.
Costa. Vabbè, prima devo fare la prova che è invocation. Quindi ta, ah, spostarmi ta, è gratuito. Ta, ta. Anche per Manto che mentre ricolta i dadi, spostarsi di una stance è una manovra. Sì, sì, sì. Gli dicevo perché. Questa è una delle poche cose che ho capito all'inizio. Eh no, sostituisco due con due verdi. Via. Via. Tre successi. Cinque successi. Cinque successi e uno svantaggio. Lo svantaggio subisco uno stress. Mi costa 4 di favore, la invoco. E con 5 successi. Ah no, invoco. Che merda. Ne bastava uno, non c'è nessun'altra opzione. Invocato il potere. Basta. Nel frattempo, lo scavo inizia a intonare una litania molto fastidiosa da ascoltare. Si avvicina a voi, superando i suoi amicicci. Amicicci. Ah. E viene vicino. Stress è blu, giusto? Stress è blu. L'ho messo qua. Ah, vabbè. Inizia a invocare questa litania e vedete che gli altri Skaven si stanno sovraeccitando. Vediamo se ce la fa. Sasha Grey, Sasha Grey, Sasha Grey. Esatto. Allora, secondo me 4 più un bianco. Rob Stark. Per favore. Più trasformo un blu in rosso. E muore come un coglione. Ottimo. E la difficoltà è 3. Una bella stella del caos. Bene. Che vuol dire, buon per voi, che subiscono tutti una ferita. Ma visto che cambia pure il nome di questa abilità in diversa. Sì, sì, perché in conservative è placa la mano di Mor, e in offensiva è scatena la mano di Mor, perché stay Mor's hand e speed Mor's hand. Accelera la mano di Mor. Voi vedete che gli Skaven di sotto iniziano a grattarsi e si strappano dei pezzi di carne di dosso. Stanno andando in ira, però la cosa è fuori dal controllo persino degli Skaven, che già sono fuori controllo di loro. E sta uno di voi. Va bene, vado io, che tanto è semplice. C'hanno il potere perché... Aspetta, io ho scritto... Ricordati che se non ti avvicini 4, non puoi fare niente. Quindi me ne rimangono uno. In bagno. Ricordati che se non ti avvicini non puoi fare niente. Siamo si avvicinano a loro, secondo me. O sbaglio qua. Chi lo sa. Allora, era quindi, tutti l'arco. 4 di... No, 5 di willpower. Uno bianco della fortuna di gruppo. E cosa c'è? Altro 2 di difficoltà. Allora, con la prima manovra vado in offensiva di 1. Uh-huh. E uso 2 rossi. Ancora, vabbè, sono riuscito, ma c'è una strada del caos. Allora, questo toglie questo. Sì. Quindi ho 2 e 2. Ok, vediamo stella cosa del caos che cosa fa? Allora, stella del caos c'è scritto alla fine. No. Sì. Alla at the end of your turn perdi tutto il potere in eccesso e soffri uno stress per potere perso. Ok, allora quindi alla fine del turno comunque. Sì. In totale ne prendo quindi quanto ho fatto? 2 successi, quindi 4. Mm-hmm. Più 4. 4 in tutto? 4, quindi vado a 5, quindi sono giusto. Ok. Non sono mica mescolato. Non ho nessuno in eccesso, per fortuna. Ok. E basta, ho finito. Va bene. Giusto, perché sono andato offensivo di uno e ho... Hai ho fatto una manovra. Manovre, no? Hai fatto una manovra e hai fatto l'altra. Se fai due manovre, prendi uno stress. No, una fatica, scusa. Qua si toglie un rom. Dimmi tu, perché se è una fatica lo faccio, se no no. E qual è la tua seconda manovra, se caso? Lanciare uno spell. No, sono due azioni.
Secondo me manovra è a sad situation. È un'azione, non è una manovra. Le manovre sono prendere la mira, sono andare in un altro offensivo. Andare in un altro offensivo. Se è un, se è una fatica lo prendo. Lo prendo. Va bene. Gli Skaven a questo punto, impazziti completamente, corrono. Corrono tantissimo. E iniziano a scavalcare e a scalare il muro delle fogne, dividendosi praticamente in due gruppi e cercando di accerchiarvi. Ma che pippe. Giusto. Non deve attaccare diretti. Almeno non tira la palla di fuoco. Ah, già. E non ce la facciamo attaccare diretti, non usa sei manovre. Arrivavano che erano talmente stanchi. Quindi sono a tre di distanza. Giusto. Esatto. Quindi sono a tre di distanza, sì. Giusto? Sono a tre di distanza, che vuol dire che sono a raggio lungo. Per chi tiene conto, Pintus. Ah boh, io sposto una stance. Che è una manovra. Sto a fianco a loro. Ok. Arrivano? Che facciamo? Aspettiamo a notte? Basta, non fai nessuna azione. Fai assess the situation. No, ma non ha niente da recuperare. No, ma c'è assess the situation. Ricovera, non fai un. Cioè. Però lui ce l'ha sul verde. Lui è in. No, io sono in rosso. Nel contemplativo. Sì, ma anche verde. Contemplativa. È uguale. Recuperi una fatica e uno stress. Non c'è niente. Gli dà un dado nero per esservi difeso. No, è solo contro i nemici. No. Ah, no, però vedi. È svantaggio. Aggiungi un robo nero per ogni attacco melee che targetta te. Dai un nero agli avversari. Ah, è col rosso allora. Che... Sì, ma tanto non arrivano nel prossimo turno. Oppure mi prendo uno. Non sai se ti devono per forza attaccare in corpo. Mi posso prendere anche un. Uno stress, uno stress e fare. Sì. Proviamo. Cioè lui può tirare 5 verdi, il massimo è 6 però. Sì, il massimo è 6. Beh, guarda che non è male, il verde è... non corri di specie. Sì, ma vuol dire che se lui fa un attacco poi c'ha 42 round di ricarica. Possibilmente. Sì, è un po' come pepe offensiva. Basta. Dalle. Allora, mi sto annoiando. Ho altro da fare. Sì, ma fallo sto tiro di assess the situation. Un tiro di intuition. Intuizione. Quindi intuizione. A posto. Scusa, intelligenza, quella che c'ho più bassa. Due, blu. Blu, blu. Aspetta. Due di difficoltà. Sì, e non sei in... Perché tutti sono in due di difficoltà. E poi uno basta. Bianco sempre, che dal pool si carica e si scarica. Però c'è anche la guarded position che è forte per te. Perché fai un successo. Per te è molto utile anche la guarded position. Perché se fai due vantaggi puoi togliere uno di ricarica. Io non guarded position non ce l'ho. Non è possibile. Ma perché non avevo ancora stampato tutte le carte. Là perché tanto a me non mi serve. Vuoi ranged shot e mini strike o ce li hai? Mini strike ce l'ho. Ranged shot? No, ranged shot ce l'ho. Okay. Mi mancava la gamba. Bene, noi abbiamo finito, devi sparare l'inquisitore. No, l'inquisitore ricarica le sue due pistole con le due manovre. Ok. Prendendosi anche uno di fatica. Perché? Perché devi fare due manovre. E due ne ha. E se non usa l'azione non può fare due manovre. E lui è un NPC, vi ricordo. Ah, quindi è una sola. Quindi è diverso. Va bene. Sta a al grigio viandante. Nuovo turno, grigio sì, perché viandante. Io sono sceso. E il grigio viandante, per modo di dire. Non ci abbiamo ranged, ci mancano i due elfi. Sì. Beh, no, uno in realtà. Io non tiro tanto lontano. Beh, più due un solo spell. Io da lontano mi attacco. Zero. Vedete che ma il range di shot non ha limite. Aggiungi uno viola per ogni step. Ok. Se lo vuoi fare a raggio lontanissimo, sono sei viola. La gemma sul bastone dello Skaven sacerdote si sta illuminando e facendo luce in tutta la caverna praticamente. E deve essere. Lo fa su se stesso. 4, uno bianco, uno viola, due viola. Vedete che la luce verde sta circondando il cultista Skaven, il sacerdote Skaven.
E nessuno di voi è particolarmente versato nella magia del caos, quindi non sapete bene cosa stia facendo, ma non vi sembra niente di buono. Non posso fare una conoscenza di qualcosa per capire. Quando tocca a te, se vuoi farlo come tua azione, sì. Azione proprio? Sì. Mi hai tirato il nero in più, ti si manca un nero per lo stress che aveva prima. No, erano gli altri due che si erano presi lo stress. Lui anche lui uno, quando gli ha sparato il tizio, gli ha dato uno stress. No, gli ha dato una fatica. Ah, hai detto uno stress, hai detto pure è un caster, ti è andata bene che gli ha dato uno stress. Allora si è girato questo. Aggiungiti un nero, non cambia niente magari. Io ho una domanda stupidissima, ma quando si utilizzano le azioni? Ad esempio, ok, due martelli. Se faccio quattro martelli? Posso sommarne due diversi. Due diversi? Se c'hai uno e tre, li sommi tutti e due. Se fai quattro, se fai due e due, no. Vale per vantaggi e svantaggi, non per i successi. I successi, come vi ho già detto in chat in settimana, i martelli non si sommano. I martelli sono o uno o l'altro. Però io in alcune ci ho scritto as above, sì, mentre in altre no. Ma perché allora è quella specifica che ti dice come sopra in più. Sì, sì. No, qua dicono as above but, tipo è guadagni due favore, quella sotto è come sopra ma tre, come sopra ma quattro. Mentre questa qui ad esempio è quella sopra oppure quella sotto oppure quella sotto. E questa è invece una critica più quella sopra che una normale. No. Quello che dici tu vale per i vantaggi e gli svantaggi. Allora non c'è senso come sono formulate qua, sono formulate male. Non è vero. No. Sì, perché io qua c'ho scritto guadagni due favore, poi sopra as above but 3, as above guadagni 4, dipende dalla guadagni 4. Mentre in questa è recupera una ferita e quella sotto recupera una ferita critica. Non c'è scritto as above but a critical invece che a normal. Perché in quella sotto è recupera una ferita critica, che è una cosa diversa. Recuperare una ferita critica e recuperare una ferita sono due cose diverse. Se no sarebbe stata sopra e tu con quattro successi non ne recupera una critica e una normale. No, puoi scegliere se recuperarne una normale o una critica. Sta a voi. Allora vado io. Medio è 3 di distanza. Tolgo uno di ricarica da Battle Skull e quindi puoi togliere uno di ricarica da una tua spell. Io preferisco aggiungerlo, quindi lo aggiungo. No, qua è remove, quindi questa qui finché quindi a qualcuno nessuno gli serve. Più dura meglio è. No, perché il tizio ha già è il cooldown del mio scudo questo. E allora non vado io per primo. Va bene. Vada qualcun altro per primo. Va bene, vado io. Allora io niente. Avanzo di uno. No. Non devi fare così. Devi fare così. Si sono a due. Come per volerli attirare, cioè proprio per farli venire contro me. E niente, tiro un blast. Mi rimane incontro. Su di chi? Quindi prendi anche una fatica perché fai. Mi muovo e sparo. Muoversi è una manovra. Ti sei spostato di uno. No, non mi sono spostato. No, era già tre. Eri già tre? Sì, sì. Perché ho preso prima il robo. Ah, ok, va bene. Sì. Allora, 5 dadi della mia caratteristica. Su quali dei due? Su quali sei? Uguale. In realtà. È indifferente. 5. Ma è ad area quello che fai? No, ma sul singolo. Però sono minion e quindi sono si spezza minion, uguale. 2 perché è intelligenza, ho 2 dadi di fortuna di intelligenza, 1 perché uno spell di rango 1 e uno di questo, 1 del gruppo. In più io uso un minor blessing. 2 di difficoltà. Ti do un altro bianco. Un altro bianco, cos'altro ci aggiungo? Cos'altro voglio aggiungere? Cioè questo spell deve entrare, non deve avere che spell è? Questo qua. Ok. E un altro bianco dal mio pool e me ne rimane uno solo. E sono 3 viola la difficoltà. Sì. Sono 3 viola. Quindi un altro solo viola, sono già 2. Ok. Hai segnato il mio bianco? Sì. Sì. È entrato. Questo è perfetto. Allora sono 5 successi e 2 teschi. 6 danni. Sì, ma 2 teschi. 6 più intelligenza. Quindi sì, 11 danni. E subisci una fatica. E subisco una fatica e uno stress, purtroppo. E uno stress o uno stress? E. Perché ho fatto due. Ah, giusto, tira anche un nero perché tu avevi un. Beh, comunque è entrato. Anche se viene una X è entrato. Okay. Perché ce ne vogliono 3. E questo mi costa 2 punti. Su di chi l'hai fatto? Sui 6? Sì, sui 6. Questo mi costa 2 punti e va via uno dalla ricarica di qua.
Allora, gli Skaven assorbono 5. Perché ti costa solo 2? Costa 6. No, quella è la ricarica. Dov'è? Ah, 6. No, no. Tutto. Ce l'avevi 6? 3, 6. E 2 mettili là. Di ricarica. Anche io prima mi sono confuso. Non ho messi 4 qua, ma la ricarica è 3. Messi qua. Sì, lasciali in mezzo. Tanto verranno usati da qualcun altro. Sì. Io... Beh, gli ho fatto male, dai. Ne ferisci uno. Cioè, un gruppo da 3. Non ne ammazza neanche uno di quel gruppo? Porca troia. No, ne ammazza... Sì, ne ammazza uno di un gruppo da 3, però non ha ucciso il gruppo. Ti ha dato il mio spell più potente, eh? E 11 danni gli hai fatto. Non li ammazziamo mai, questi. Ci sfondano. Vabbè, nuovo PG, faccio il topaiolo. Vabbè, vedi, topaiolo. Vedi di curarmi, va? No. Guarda, c'ho 2 stress e 2 fatiche. Peggio per te che te li prendi. Che cazzo devo fare? Io non è che c'è il chierico sempre di avanti. Vado io, allora. Prego. Tolgo uno di ricarica da qui, togli uno di ricarica da quello che vuoi tu. Tipo Flame Burst. Poi tolgo uno di ricarica da questo anche. E... riproverò a fare il a inneggiare al favore di Gesù. 3 2 okay. Tanto siamo, salutiamo Laura che dice che il rumore dei dadi la fa stare bene e ci sono malattie peggiori. Okay. No, ma il rumore, difatti prima, io l'ho detto, prima o poi dovremmo tornare con la cosa verde per tirare i dadi, perché questi sono, danno molta soddisfazione. Quindi la difficoltà di... devo dirti però che abbiamo finito le webcam. No, le prese USB, non le webcam. Okay. Quindi sono 3 di 5, questi 4, difficoltà 3. Devo prendere mia. Esiste altra acqua, eh? Ah sì? Esiste? Giuro. Allora, 2 successi, via. 2 vantaggi, via. 0! Zero. Zero. Male! Quindi non guadagno favore. Con tutti questi dati zero, mi costa troppo in più. E provo a lanciare comunque. Ah, c'avevo anche un nero in più. Negativo. Non mi fa niente. Pure uno se non... E provo a lanciare engage target. Tu sei lontano, quindi non posso venire lì. Chi è lontano? Lui. Lui non è lontano. Lui è lontano di uno, non è engaged. Ah, non è lontano. Lontano. Dai, sì, è sì, un... mi serve engage da me. Ok. E... tre non mi basta, quindi vabbè, farò un Blessing of Health su di lui. Bella mossa. Aspetta, mi ero dimenticato uno di questi. Era uno svantaggio. Un successo. Che ritiro. È un vantaggio, quindi un successo. Quindi avevo preso 2 favore. Bella. Quindi no, allora lancio quello che volevo fare, che è Minor World. No, vabbè, no, faccio Blessing of Earth su di lui, dai. Che fa? Mi avvicino con la manovra dietro di lui. Più un altro nero. Sì, sì, io cerco di attirarli appena. Non ti preoccupare che arrivano. No, lo so che arrivano. Almeno lo so che arrivano. Aia. 3 sono svantaggi. Vabbè, al massimo si ferisce uno, da solo. 2, no, questo non rimane. Non è che ferisce me curandomi, mi auguro. Questo se ne dipende va. Dalla carta, non lo so. Mi aumenta di 2 la ricarica, quindi diventa 5. Ottimo, abbiamo la cura a 5 di ricarica. Beh, Dio, a me... No, è il ward questo. Ah no, ho fatto Blessing of Health, giusto, quindi a 4. Sera del Caos per fortuna non fa niente perché non sono in aggressivo. Ok. Uno svantaggio non fa niente. 2 vantaggi. Successi. Puoi scegliere 2 successi, puoi scegliere se curarti 3 stesso o 3 fatica. E in quel momento mi prendo una fatica e mi switcho un fatica focus. O stress? Fatica. Tieni. In quel momento è una manovra. Con l'ultima manovra. Ah, scusa, ah no, non ti ho dato il bless a posto. Carino. Gli Skaven vi circondano e attaccano alla cieca qualunque cosa gli sia davanti. Beh, io sono dietro, quindi picchiano lui. Beh, è sì. Abbastanza largo da poter attaccare chi voglio. Se ci ve l'ho detto prima, non potete dirmi di no. Quindi, tu quanto hai di difesa? Di difesa un cazzo 2 e io ho tanto assorbimento. Questo mi dà assorbimento. Ok.
Viola, per io favore. Io ti do un più uno, ma... Non no, io ho un sacco di assorbimento, però difesa... No. Bianco, difesa loro hanno stress e non fatica, quindi niente. Il primo gruppo da te, Sural. Ah, ma quindi attaccano insieme o poi fai il danno per tre? No, ah, sono minion, quindi fanno un attacco. Ti mancano, fanno solo un vantaggio. Ma fanno un vantaggio. Col vantaggio vediamo se muori. Qualcosa. Se fanno un vantaggio sei morto. Se avessero fatto successi non succede niente. No, quindi se no, gliene servono due. Sai quanto di assorbimento ho? Se ti davo il mio... Il secondo gruppo. Certo. L'hai letto male. Questo qui mi dà assorbimento pari a legge. Quelli mi dà tre. Comunque io ti davo più uno. Allora, loro ti stanno attaccando con delle specie di lance sporche ricavate da ossa di tre. Ti dà. Esatto, tre, due di armatura e due di toughness, sette. Ah, ma toughness si somma al soak, no? Ancora, no, l'ho già detto l'altra volta. Allora 5. Toughness più soak. Più soak, okay. Quindi il tuo soak è 5 con due di toughness. Ok. Ok. Ti attaccano con queste lance. C'è il lo scudo di fiamme. E tamarrissimo. Ti fanno il danno normale, che quindi sono 3 e 3, 6. Ma l'hanno mancato? No. Agli altri? Questo è il secondo gruppo. Ok. Quindi uno. Sono 6. Ma no, io non ho capito, scusami, perdonami. Socco come funziona? Quindi, cioè, io ho 5. Sì. Più Togunes. 2. Cioè, devo tirarlo? No. No. Quindi ho 7. Sì. Quindi mi farebbero 0 danni, però minimo. Però minimo è 1. In più, dato che hanno fatto 3 successi in tutto, perché ho già tolto quelli che erano qua, ti becchi anche una fatica. Sono molto faticato. Perché senti che la punta delle loro lance è intrisa di un qualche veleno che sta entrando in circolo velocemente. Il terzo gruppo, sempre su Ral, che si è voluto mettere davanti, ti manca. E un quarto gruppo riesce ad aggirare Ral e ad arrivare fino ad Alarico. Tu quanto hai di difesa? 0. Quant'è? 2 la base. Cioè, no, la difficoltà base. La difficoltà. Sì, niente. La difficoltà base. Ok. Mancano funzioni anche te. Ma con vantaggio. No, te ne servono 2. Fiu. E vi hanno praticamente circondato. Beh, io sono uno, un gruppetto solo. Tocca a me. Sì, sono tutti lì intorno. Sta a te. Sta a Pintus. Io con una manovra mi butto nel mucchio. E a testa bassa, con la scudata, cerco di spazzarne via il più possibile. Vai, fai un bel colpo di scudo. Allora, pesante. Siccome sono 4 in stance, prendo 4 verdi per... Io guarda, ti faccio il cornuto, il tuo dio. Cornuto! Cornuto! Più un bianco perché è la mia prioritaria, un altro perché c'è qua di gruppo. Minchia, è tosto sto fight. Sono trainer, quindi sono 12 scaven più un mago. Cioè, più che altro hanno tanti punti feriti questi qua. Sì. E il mago sta abbastanza lontano. Non è un mago. Non è un mago della battaglia. Non è un mago del fuoco. Oddio, non trovo più residence. Sì, ce l'ho, quindi è un altro giallo. E difficoltà 2. Difficoltà 2 più, guarda se sul, no, sullo scudo. Sul non c'hai segnato scudo. Niente. Ok. Quindi 2 viola. Un po'. Non vorrei. Allora il giallo, ritiri un altro giallo e ci. Aspetta, questo lo tengo da parte, così facciamo di queste. Allora, quindi questo. Queste due toglio con questo, perché vedi? Ok, sì. Hanno un altro di loro. Questi bianchi li possiamo togliere, che non che sono sfiga niente. Sfiga di merda. Questi sono successi. Cioè, no, qui sono fortune. Ho due vantaggi e. Per ora hai zero. Una, ritira un giallo. Zero, devi ritirare quello. No, per ora questo, ha due vantaggi. Una cometa. La cometa può contare come successo o come vantaggio anche. Allora, se mi conta come successo, intanto. Perché se no hai fatto zero successi. Ecco. Quindi ho un successo e due vantaggi, giusto? Sì. Allora, faccio 3 più 4, 7 danni. In più? E
il bersaglio è knocked prone, buttato a terra, e mi becco un giallo in più al prossimo weapon skill. No, perché hai usato la cometa come successo. Sì, ma quindi non la usi. È l'abilità, sì, che gli dà. Ah, okay, l'abilità. E con la tua scudata gli dai un colpo abbastanza forte a fare, e vedi che uno si trascina dietro gli altri due, che cerca di aggrapparsi alle code e cadono nel buco facendo un tonfo bagnaticcio. Allora, andate da fare. Io lì faccio l'estrema unzione. Vai, fai l'estrema unzione. Mi servono tre cose di ritardo. Che mora posso accompagnare la vostra anima storpia? E guadagno un favore. Anima storpia, va bene. Un favore. Anime brave. Uno anche a me, grazie. Ancora uno. Te ne ho dati tre. E me ne segna altri tre. No, scusa, è una manovra. Lo prendo dopo. Nuovo round. Il cacciatore ha ricaricato le pistole. Si sposta anche lui in corpo a corpo, in modo da passare di fianco a voi e puntare le pistole verso anche se non il mago. Anche se no, perché se no non poteva sparare. Questo che colore è buono, non poteva sparare. A questi? Sì. Perché? Perché se sei in corpo a corpo non puoi usare armi da lancio. Non è un'arma da lancio, è un'arma da fuoco. No, poi è una proprio ranged shot. Non puoi farlo se sei ingaggiato con un nemico. Boh, vabbè. No, se beh, fosse, fa lui. Se fosse stato dietro di me poteva, tanto non è che gli facessi particolare incombo visuale. Sì, no. Beh, il nano è tozzo, eh. Sì, però ti appoggi sulle spalle. Peccato che non tocca a me, non posso dargli un bonus. No, non puoi dargli bonus. Però può prendere un punto fortuna del party. No, non è del party. Dai, è del party. Non è del party. Per noi è del party. Per me fa già parte del party. Anzi, senti, mi dai un rosso per favore? E la male. Bella merda. Bella merda. Merdissima. Mamma mia. Fatto lo zero più assoluto. Due svantaggi. Si incertava una pistola. Due svantaggi. Ah. Uno, vabbè, no, uno close può andare in engage, quindi niente. Tanto è già in engage. Spara e... il primo colpo, tutti e due questo. No, è una sua azione. Okay. Non ha il multi-attacco, okay, di Dal. Vado io? No, sta no, al ratto. Sta al ratto. Ah. Che si avvicina ancora di uno. Okay. Calma. È... no, così a raggio medio può fare più cose. È un problema avere tutti quanti soltanto... con raggio ravvicinato o engage. E per la precisione prende di mira il cacciatore di streghe. Mi pare giusto. La disciplina del cacciatore di streghe è 4. Quindi mi serviranno 4 dadi viola. E ne ho già 2, sì, ne ho 2. Grazie. E vedete che la luce si affievolisce per un attimo, ma il cacciatore di streghe viene circondato da questo alone verdastro malsano. Meno male. Beh, sono 4 successi. Beh, c'è una stella del caos. Però sono comunque 4 successi. 2 si annullano. Subisce uno stress. Subisce uno stress. Ah, c'era andato nero in più, scusa. Niente. E 4 successi, 2 svantaggi. Gli danno niente? Sì, gli svantaggi adesso gli danno robe. Ma il vostro amico cacciatore di streghe, vedete che inizia a vomitare sangue. Cominciamo bene. Non è finito unconscious. No, non è ancora unconscious. Il ratto si prende una ferita. Domanda, ma quando vai unconscious prendi automaticamente una ferita critica, giusto? Sì, e se hai un tot di ferite critiche pari alla tua robustezza, sei morto. Ok, però automaticamente andare unconscious, anche se non hai fatto ferite critiche, ti subisci una, sì, ferita critica, ok? Perché sennò non ha senso il mio potere. Il mio potere si può attiva solo quando uno va unconscious e subisce una ferita critica. E che quindi se non erano correlate non c'aveva, infatti, senso. Però a quel punto bastava dire quando vai unconscious. No, per ricordarti che prendi una ferita. No, perché sarebbe per togliere le ferite critiche.
E vedete che sta veramente molto male. Adesso sta... Ma è prono, cioè per terra? No, non è per terra. Ha anche preso due stress. Ha preso due stress, la ferita critica e il danno normale. E c'ha un nero sempre fisso. E c'ha un nero fisso a tutte le prove di robustezza. E quanti danni ha preso? No, e vedete che il suo corpo sta iniziando a riempirsi di bubboni. Non ha preso ferite di per sé, ha preso una ferita critica. Ok. Però non sta peggiorando. Per ora no. Ok. Vado. Ma sembra sia ancora attivo con l'incantesimo, lo Skaven. Sì. Devo sparare sullo Skaven. Channelo. Devo caricare perché sono scarico. Come tu volevi andare tu? Va bene. Adesso ti attacco. Ho tirato tre dadi offensivi perché ho bisogno di channelare più potere subisci possibile. Subisci uno stress? Due stress. Subisco due stress. Credo che sia uno sempre il massimo. Però mi riesce. Sai. Sì. Mi pare sia adesso controllo comunque. Allora tirare 56 dadi rossi non ha un grosso... Perché c'è più possibilità che almeno uno te ne venga. Però allora anche quelli verdi, la clessidra dovrebbe essere massimo uno solo, sì sì. Ah, allora se anche la clessidra è uno solo... Niente, prendo... In totale prendo... Faccio due martelli, quindi ne prendo 4 più uno del vantaggio. 4, 5. No, il vantaggio se ne va con lo svantaggio, quindi ne prendo solo 4. 4 però in realtà non ero a 0, ero a 1 perché alla fine del turno ero sotto il 6 se ne ricaricavo 1, quindi vado a 5 in totale. 3, 4, 5 che sono sufficienti per lanciare l'incantesimo se ce la fai. Se ce la faccio, che è no, Flame Blast è carico. Devo liberarmi di tu ricorda che è anche il counterspell. Allora è scritto mi tira qualcosa. È solo su di te? Sì. Ah, è scritto molto opinabile. Ok. Perché dice exertion, tipo quello lì. Il task è stato più difficile di quanto aspettato. Se c'è almeno if at least one exertion symbol appears, the character performs suffer one stress o one fatigue se era fisico. Non no, dice allora, altro, sì, però mi sa che è uno sempre. Niente, io questo tiro qua, questo turno qua non sparo. Anche perché se no uno che andare in 5 di offensiva è un suicidio. Sì. A sad situation. C'ha senso. Tiro 5 per recuperare. Tiro 5 dadi senza rossi. Aspetta un attimo, allora di base sono 5, 2 di difficoltà. No, però non puoi, perché hai fatto channeling. Channeling, questo non ti ricordo. No, devi fare channeling e spell. No, non puoi fare altre azioni. Channeling e set situation? No, almeno io devo fare channeling e blessing per forza. Se vuoi fare due azioni, devono essere per forza le tue due da mago. Sicuro? Sì. Però tiriamo spell. Tiro magic dart. Questo è sui maghi, immagino. No, va bene, tiro magic dart. 5, anziché diventano... Pure tu devo sparare assolutamente su spell. Ma io non credo di curare te ora. Vabbè, tiro il suo spell. Perché sennò non li ammazza più nessuno. 5 più 3. Ci sto mettendo male. Io non posso fare niente di male. 2 di difficoltà. E basta. E un punto fortuna perché è uno spell del coso. Altri 2 punti fortuna perché intelligenza e uno del gruppo. Scusa, fammi controllare il gioco. Dio benedica. Meglio controllare prima, aspetta. Channel. Va bene, me lo direi per la prossima volta, dai. No, sì, devi fare per forza una spell. È entrato. Questo va via con questo. Hai fatto un successo e un vantaggio. Due vantaggi. Questo va via con questo. Due successi e due vantaggi. Ma hai tirato Magic Dart. Tre viola. Due successi, ne basta uno, due vantaggi. Faccio 3 più intelligenza, danni. Devi tirare 3 viola e un 2 viola. 3 perché ti hai channellato. Giusto. Più un nero. Perfetto. Più due neri. Ah sì, c'è anche quello mentale. C'è lo stress e in più l'abilità proprio di costo nero. Allora, quindi aspetta un attimo. Intanto siamo questi due. Tolgono i due vantaggi. Sì, hai due successi. Ho due successi. C'è un altro nero. Un successo. Uno, devi rimanere uno. Ti prego, uno. Sì. C'è un altro nero. No, ne ho tirati due e basta. Ah, ok. Due. E niente, lo spell intra base, 3 più intelligenza danni, quindi 6 danni. Quindi, no, scusami, 3 più 5, 8 danni. Allo schifo? Cornuto, bravo. 3 hai detto? 3 più 5, 8. 3 più 5, 8. E lui ne assorbe 5. Vabbè, 3 meglio che un pezzo. Questo va via 1 e questo va via 1. Ne ha già prese 5 di ferite il ratton. Dopo chi sta? A noi o ai ratti? Sta ai ratti. No. Sta a voi. Un altro di noi. Allora vado io. Fai tu? Sì. Ok.
Mi si toglie un battle call, quindi uno di voi può togliere uno di ricarica. Chi conviene? Boh, ma io ne ho 4 qua. A te, togli uno da lì. Per forza. Posso togliermela una io, se no. Agivo dopo di te, li tiravo questo, mannaggia. Se vuoi me li posso aggiungere un altro, io te l'ho detto di far agire prima me. No, me lo tolgo da Blessing of Elta, non togliertelo tu. Ok. Posso togliermelo anch'io. Ok. Quindi, come manovra, faccio l'estrema unzione a uno dei topi morti. Ah, topi morti! Topi morti! E come altra mi servirebbe qualcosa da willpower, willpower piety, ok, prova a invocare il favore. Sono 3, un nero, e un altro bianco. Il nero è quello dello stress? Sì. Ok. Aspetta, no, più un altro, viola. Aia, sono 3 insuccessi, quindi no. Allora questi due vanno via con questi due, questo successi. Va via con questo, questo va via con questo, 2 successi e 3 svantaggi. Con 2 svantaggi subisco uno stress in più, però ho fatto 2 successi, sì. Quindi prenderei 3 favore, però avendo fatto 2 svantaggi, se dopo aver fatto questa azione ho più favore del doppio del mio willpower, 3, 6, 8, non ho più favore del doppio del mio willpower, ho il doppio del mio willpower, se no era un altro stress, e lancio... Il paricaster non sbatte, eh. Sì, sì. Il picchione che vedi, bah. Ah, ho fatto vantaggi, no, ho fatto solo svantaggi. Che degli NPC invece che non tengono conto di carry favor c'è nel power, loro fanno. Cioè io devo fare veramente i miracoli per riuscire a lanciare un incantesimo, è vero, faccio 9 danni, 10 danni, 11 danni, però devo fare... Chi ha critiche? Solo il cacciatore? Io. Sì, il cacciatore di streghe. Lui ricaricare è un'azione o una manovra? Un'azione. Tanta indecisione. Tanta, sì. Lancerò un healing hand su... Io ho 2 ferite e sono molto stressato. Sì, ma non ti curo lo stress, quindi. Cazzo. Altri 2 round per quello. Beh, tiro sul sacerdote, cioè sul tizio, sull'inquisitore. Dai, no, Mor, non è ancora il suo momento! E metto la mano sulla spalla del cacciatore di streghe che si tocca probabilmente. Mentre vomita sangue. Lasciacelo ancora per 5 minuti! Ah, scusa, mi ero dimenticato il giallo prima, come al solito. Il cacciatore di streghe, comunque. Beh, era vuoto. Meglio. 3, 2, 5, tac, contro 3. 2 neri. Due neri, perché due neri no? Perché hai 2 stress. Uno, due so, perché, sì, so, uno l'hai stress. Appena preso. Quindi sono così e basta. Ah no, più un bianco ancora perché è un incantesimo di primo. Vedo una bella stella del caos. 2 stelle del caos. Mm. Però per fortuna i miei incantesimi non fanno niente perché sono in conservativa. Poi chiaro, più varianti del master. Il resto sono tutti positivi. Quindi in teoria sono... 1, 2, 3, 4, 5 successi e 3 vantaggi. Questi in teoria tolgono, visto che non posso usarli per niente. O successi o vantaggi. Tolgo 2 successi. Quindi 2 vantaggi e 3 successi. Con 3 successi gli curo la ferita critica. Perché ha meno di 3 di severità, no? 2. Riprenditi, l'odore non è così forte. La pietra verde non può nulla contro i prescelti di Sigmar. E col vantaggio gli curo anche una ferita normale, che però non credo abbia. E mi costa 5. Il mistero della pietra. Bellissimo quel pietra verde. Proprio quella. Proprio quella. Intanto gli scaven. Ah, e guadagni uno stress. Tollo. Perché con un vantaggio non ci faccio niente. Gli scavi mi saltano al collo e vi saltano al collo in gruppetti da 3, quindi un gruppetto a testa. Un gruppetto a testa vuol dire che uno non viene attaccato. Sì, cacciatore. Ah, perché okay. Già perché già ci sta pensando.
il vostro pappaciccio. Tu, Pintus, hai della difesa. Certo, ho due di difesa e in più se mi attaccano faccio block e si beccano altri due neri, quindi in tutto quattro. Minchia. Ma devi fare l'azione di block però. No, è automatica. Automatica. Ah, no check. Recharge? Sì, due. Allora, quindi quanti neri hai detto? Figo il guerriero così. Perché ogni due turni dai due neri gratis. Boh. Perché quattro? Perché ho due di base difesa. Più due di difesa sua. Ma sai che cosa faccio io? Più fatica ne hanno, non hanno stress. Guarda, ma i maghi stress. Possono avere l'armatura di studi. Quindi quasi quasi mi prendo. Ma non c'hai block. Cazzo, ma dai! Sono tre incrementi. Sti cazzo. Ah, dai. Ti mancano, eh? Sì. Però con due vantaggi fanno qualcosa. Però con due vantaggi. Ah, per due round hai esposto il fianco. Ok. Quindi per due round, da qui fino a. Togli due neri. Quando si ricarica il block, no, c'ho anche il Perry, che è la stessa cosa. Ma quando uguale. Si ricarica il block, ti finisce l'effetto. Il prossimo turno faccio finta di giocarmi il Perry, mi blocco quello. No, va bene. Quello su di me, su quelli di su di. Io ho 0 di difesa, quindi 2. Sì, siamo uguali. C'hanno niente, no, nessun danno. Un successo. Con un successo fanno solo il danno dell'arma, mi pare. E con un vantaggio non gli serve niente. Ah no, non fanno neanche il danno. Ti danno una fatica. Non fanno danno? No, questo no. Ok, una fatica. Ma a me che cosa mi servono le fatiche? Se vuoi scappare, se ti provano a buttare a terra. Qualunque cosa di roba fisica. Io sono, se vuoi vedi liberarti, che sono abbastanza provato. Lo so. Tutti lo siamo. No. Io ho due fatiche e uno stress. Non sono sano come un pesce. Ti ho già tolte tre di stress, che vuoi di più? E quelli su di te invece ti saltano tutti e tre addosso e fanno una roba diversa. Tutti e due, perché uno è morto. Morto un gruppo. Morto non un gruppo. Degli scavi. Poi non cambia niente ai fini dei dadi che ti tira contro. No, vabbè, però psicologicamente mi sento più tranquillo. Sì, vedi che ti saltano addosso e stanno proprio cercando di trascinarti per terra per portarti di sotto dal loro capo. Mi sa che non ce la fanno, per tua fortuna. Ah. No. Tiri di merda, Cla, che è successo stasera? Non so, voglio lasciarvi. Sarà che sono venuto io a fare l'aperitivo prima. Voglio lasciarvi quell'illusione che voi possiate uscire. Adesso fai un critico sul corratto cornuto. Cornuto, sto ratto. Sta Pintus. L'ultimo di voi, Pintus. Chi è che ce n'è addosso e gli sta facendo male? Tutti. Okay. Vai a picchiare qua. Quello più, eh? Non vai a picchiare il topone. No, troppo lontano. Ah, io sono, vedi che sono leggermente ferito, perché comunque due ferite, però sono spostato fisicamente. Noti. Quello che sta più vicino, al più stanco, quindi al mago spocchioso. Mm-hmm. Al mago puoi dire normalmente. No, ma sono stanco, spocchioso, mi piace. Più di me. Gli tiro tiro il martello da guerra al tezzo rotule. Al tezzoso rotule. Quindi, 4 verdi, un giallo, è andato in full stance, un altro giallo, sì, vai Pintus, uccidili! I suoi poteri hanno poche cose richieste, quindi lui ha una conservativa. Hai fatica? Zero. Ok, la difficoltà normale come più la loro difesa. Non puoi tirare due gialli? Un giallo di questi? Sì. Giallo. E l'altro, giallo e bianco, volevo dire. L'altro, scusate. Un giallo ce l'ha per quell'abilità. E poi bianco, no, giallo perché c'è un giallo. No, warp skill. Uno, non puoi avere due. E uno il next warp skill check again, prende un giallo in più. Sì, ho il giallo della skill e il giallo di questa. Ah, no, anche da qua non sembra bianco. Da qua. Scusa. Quella è la difficoltà. Però, due viola e due neri. Datti una ricarica. Datti una ricarica. Era venuta una scintilla anche questi via. Un successo e una fortuna. Un'aquila e un martello. E c'ha ricarica. E una ricarica in più. Bello.
Normal damage e... Glielo dai lo shield slam o il block? Il martello fa 5 danni. Il block. 2. 5 più forza, suppongo. 5 più forza sempre, sono i danni. Cioè il danno dell'arma più la forza. L'arma, più l'arma è io ho sentito damage, quindi 9. Perché altri 2? Perché hai fatto la clessidra e lui ti li ha dati al block. Ah no, ho visto la clessidra. Quindi devi toglierne 1 e 1. Adesso perché è passato un round. E ora mi rimarrebbe vuoto da fare qualcosa, ma se si possono fare soltanto manovre e nessuna di queste azioni... Ma quanti danni gli hai fatto? 9. Non è morto neanche quel gruppo? No. Che puttana. Ne è morto uno e mezzo di questo gruppo. Ma ad esempio, posizione di guarda è un'azione, quindi o faccio, se la faccio non potrei fare nessuna azione. Sì, è un'azione. Ok, ok, basta. Non lo so, non c'ho mica niente. Il cacciatore di streghe spara con la sua seconda pistola. Possa morbidare la tua arma e far schivare male il ratto. E gli do un bianco in più. Schiva male. Mi dai ancora un viola, un nero e un nero. Dai che il mio bianco lo farà colpire con un critico. No, perché fai dei tiri di merda. Ma sono equamente di merda, sia per loro che per... Subisce una fatica però, e due successi. Due successi fanno danno normale, mi pare. No, sì. Il bianco gli è servito, un successo. Sì. Due successi sullo shot? Sì, sì, è normale. Tre più due, sì. Quindi sono 7 danni, più l'agilità erano 4... 11 danni. Lui ne riduce 3, 4, 7 danni. Ne ha 5, va a un punto ferita. È a 1 ancora. Caputana, devo prendere la cometa di Sigma. 4, 5, 6. Non c'ho niente per far danno. Ha un punto ferita e sta a lui. No, come sta? Sì. Eh sì. Eh sì, cari miei. E lui si crogiola nella corruzione. Crogiola? Insicura. Pensa sia sicura. Sicura sicuramente. Si crogiola nella corruzione. Non è un mago, è un sacerdote del ratto cornuto. È un chierico. Cornuto, è un chierico che usa le radiazioni. Sì, praticamente sì. Chi di voi è ferito? Io ho 2 feriti. Su lui. Tu sei ferito, benissimo. Beh, però posso usare counter spell. Mi sta usando un'abilità. Sì. Contro. Posso aggiungergli 2. Allora, metto 2 recharge token sulla mia roba. Vale. E gli aggiungo un dado nero. Ok. Un dado nero in più, ho channeling, gli aggiungo un altro dado nero, quindi 2 dadi neri. Figo il counter spell così. E posso spendere anche punti potere per peggiorargliela ancora, volendo. E secondo me questa roba qui mi rompe i coglioni, quindi ne aggiungo. Aspetta però. Mi raggiungo. Allora, questo qui mi costa. Devi spendere un favore, un potere per ogni dado nero che gli dai, quindi sì, 2. 2. Ne aggiungo 2 così me ne rimangono giusto 3 per sparare questo spell. Quindi altri 2 dadi neri. 4 in totale. No, capito? 2 dadi neri. No, 2 di sì. Base. No. E 2 perché spendo altri 2 punti. No. È un dado nero più 1 se hai fatto channeling. Per ogni dado nero. Se hai channeling trainato, quindi di base 2. In più posso spendere un punto potere per aggiungerne un altro. Ne spendo 2. Ah. Ne aggiungo 2. No. No, non è puoi spendere. Devi spendere un punto potere per ogni dado che hai aggiunto. Quindi spendi 2 potere. Quindi. È come il block. Ha ragione Roberto. Vabbè. Sulle letteralità dei giochi da tavolo di solito ho ragione. Vabbè, però sono funzionati i miei. Sì, minchia. Sono 4 successi e 2 svantaggi. Allora, più 2 di difficoltà, no? Sì, li ho già contati. Sono quei 2 viola. Sono i 2 viola. Ah, ok. Sì, preso sicuro, però c'ha 2 svantaggi, magari ti danno. Ah no, aspetta. Le tirati? Sì, 2 neri, sì. No, altri 2 neri dovevi tirare per 2 stress. Grande, grande, così mi piace. Io sui dadi mi piace molto stare cercando queste cose. Vabbè, cambiato un cazzo, 3 svantaggi. Magari 3 svantaggi lo pigli ancora di più la stradina. Con 2 svantaggi niente, con 3 moriva.
Purtroppo no, non mi arriva neanche con tre. Tu in compenso subisci il suo danno, che sono 3, sono 4 danni, quindi uno, e una ferita è critica, quindi una critica, quindi questa basta. È critica e un danno, conto saving and extra, o una di quelle, no, una di quelle è critica, conto come avere una fatica in più. Quindi in più c'è 4 di fatica. Quant'è? 2? La difficoltà è 2? Sì. Mm-hmm. Prendi anche 2 fatiche. Cioè, ciao, proprio sono un cadavere. E 2 stress. 2 stress? Sì. Allora, istantaneamente tappo questa carta. Quanto hai tu di... Non vuoi, deve essere il tuo round, Roberto. A meno che non siano reattive. Quante ferite hai preso in tutto, quindi, alla fine? Quindi ho 3 ferite subite. Di cui una critica, giusto? 2 e una critica. Sì, ma adesso ne ha subita una sola. Ok, perfetto. Lui non era ferito critico, quindi non aggiungeva anche un giallo. Va bene, vabbè, puoi andare tu. Tu, se vuoi, dato che lui ha fatto degli svantaggi, puoi fare una manovra gratis. Posso fare una manovra gratis? Sì. Cioè, posso anche tirare una spella? No, una manovra, non un'azione. Puoi spostarti, puoi avvicinarti, puoi metterti... Sì, io mi tolgo, lo lascio ingaggiato con Nano. Ti picchiano, se no. Cioè? No, se esce dal range, devi fare disengage. Eh sì, dove volevo andare, scusa? No, voglio togliermi da loro. Allora poi devi fare disengage. Niente, allora faccio assert situation. No, è un'azione. È un'azione. Cos'è una manovra? È movimento, prendere la mira, spostare il coso. Ma disengage ho qualche penalità se fallisco, può succedere che mi... No, disengage se tu lo fai è una manovra e poi ti puoi muovere e quindi non subisci gli attacchi. Allora faccio disengage. Però non ti puoi muovere, quindi poi quando tocca a te magari prossimo turno mi posso muovere e tirare senza subire gli attacchi. Vado io allora. Stavo i voi. Se ne va il Battle Call, se ne va una di queste, e con quello del Battle Call mi tolgo l'altro da Blessing of Health. Recupero uno. Guarda, si può curare, me te ne sono cazzo. Forse, vediamo prima se cosa c'è da fare. Recupero uno. Cioè, più non è che sono tanto ferito, però sono incapaci di fare qualsiasi cosa. Come manovra. Ma tra l'altro, dammi un attimo il manuale, perché devo vedere una roba della fatica. Secondo me sei svenuto. Dici che se ne subisci troppa, se no non c'ha senso. I dadi neri sono un massimo che ne puoi avere. Sono 6 forse, però. 7. Ah no, però tu c'hai 2 set di dadi. Sì, però lui me ne ha fatte tipo 4 in un turno di fatica. Sì, quindi svieni. Effetti della fatica, fatina 62. Secondo me. Stiamo ancora imparando. Se siete qui solo per seguire il flusso rapido, ci risentiamo tra qualche puntata. Ci stiamo abituando. Cerchiamo di fare il possibile. Nuovo sistema, bello ma complicato per alcune cose. Quando un personaggio ha più fatica della sua più alta fisica, cioè 2, sei affaticato. Ah, quindi anch'io sono affaticato. Che la mia più alta fisica. Sì, però non sei svenuto. Cosa fa affaticato? Adesso scopriamo effettivamente come funziona. Aggiungi dadi neri quando sei sopra il limite della tua più alta. Quindi finché hai 2 fatica non aggiungi dadi neri. Quindi lui ne aggiunge, se ne aggiungerebbe solo 3. Sì, esatto. Ma anche lo stress per le mentali? Sì. Quindi noi potevamo arrivare a 5 volendo. Sì. Okay. Ma solo sulle fisiche comunque questa cosa. La fatica. No, è lo stress per quelle mentali uguale. Quindi cioè non io se uso uno spell non c'è niente. Esatto. No, tu adesso non tiri nessun nero se tiri uno spell. Esatto. Ok, allora che perché non conta. Ne posso avere anche 18. Giusto, c'ha senso. Cioè certo, poi se devo fare una minimazione fisica sono fottuto, però per il momento posso castare. Vado io, quindi mi sono tolto tutte le cose, come manovra ungo un altro dei Skaven morti. Possa Mor prendere in parte anche la tua anima abietta e schifosa? E... Io ci provo, me ne frega niente. Carry Favor. Dai. Più difficoltà. Dai che il veggente grigio ha un punto ferita. Ma adesso non mi faccio danni. So, era al gruppo in generale, dai. Non metto il nero quindi con uno di stress. No. Due successi e 2 vantaggi. Guadagno 4 di favore. E poi lancio Blessing of Health su... No.
lancio. Ah, non ho messo il tempo di ricarica. Ma in realtà penso che dovrei togliermi anche un po' per come sono fisicamente, senza metterlo a giocare, dovrei togliermi un po' di fatica. Ma non lo so, adesso che l'hai detto non lo faccio più su di te. Intanto c'avevo l'healing hand in target. No, ma l'ho tolto adesso la maglietta, fighissima. Devo fare per forza un incantesimo, cazzo. Per forza. Blessing of Health. Non te lo meriti, ma... Come non me lo merito? Che adesso ammazzo il veggente. Certo che me lo merito. Blessing of Health invece è in adesso ammazza il veggente, miscast, stella del caos, risucchiata nel warp per sempre. Wow. Beh, un successo. Un successo e due vantaggi. Un successo... recuperi due di fatica e due di stress, perché ho fatto anche due vantaggi. Oh god, like. Devo mettere due fego sopra. Un altro di voi. Vabbè, rimango io perché tu hai fatto prima. No, io devo fare giù. Ma posso, vuoi? Era un turno gratis che mi aveva dato lui. Niente, io quindi non sono più ingaggiato. Aspetta, comunque... però se tu punti a quello lontano, magari io provo a far fuori quelli vicini prima. Eh sì, va bene, va bene. No, così. Perché... se lui adesso non si muove, ha buttato il disengage perché poi tocca a loro. Sì, io mi muovo e sparo. Ok, allora vedi. Quindi io mi muovo, metto qua, in mezzo, come di distanza da lui, e gli tiro l'unico spell che posso tirarli. Gli ultimi tre punti potere che ho, dardo magico. Senza channeling, bravo. Senza channeling, perché è proprio... Quindi tiro. Quindi in teoria lui adesso avrebbe solo un nero quando fa le cose fisiche, giusto? Sì. Perché sennò mi chiedeva troppo. 4 di fatica che tirava. 3 rossi della stance, 2 blu del... Allora il ratto non tirava mai. Dell'intelligenza, 2 gialli. Beh, è andata per cioè tutti. Cioè 2 bianchi di coso. Sì, l'abbiamo usata uguale per tutti, quindi va bene. L'importante è quello. Uno di fortuna l'hai, uso anche l'ultimo punto fortuna perché questo... Se sbaglio una regola, me la usi sia per i nemici che per te, va bene. E 2 di difficoltà, quindi 1 nero di fatica. No. No. Di stress. No. Solo se superi i 5. Non tiro. Come abbiamo appena finito di dire, no. Bello ascoltare, è bello. Ce l'hai sulle prove fisiche, non su uno nero sulle fisiche, perché hai lo stress più basso. Ho dimenticato qualcosa? No, basta. No, devi provare a lanciare. Il nero del Magic Dart. Dove hai messo i 3 punti che hai speso? Non li hai spesi ancora? Sì, li hai spesi. No, devi prima fare il cast. Perché se fallisce ne spendo uno solo. Ok, li ho spesi. Qui c'è una fatica, uno stress. Mettiti uno stress. Ok, comunque sono faccio 4 vantaggi e un successo. Va bene, li faccio, faccio una merenda di danni, li faccio. Perché le aquile sono fatte così strane, diverse nel dado rosso? Perché sono molto più piccole e quindi non si vedono i dettagli. Esatto. Li faccio 8 danni e in più ignoro l'armatura. Vabbè, al rattone? Sì. Ecco, a me viene da dire che rispetto a Guerre Stellari i simboli sui dadi non gli sono riusciti così bene qua, Le aquile secondo me no, perché i martelli non dovevano fare le aquile. Perché sono troppo simili ai martelli. Alla fine c'hanno entrambe i due sgorbi da una parte e dall'altro, e da una parte sulle ali, dall'altra è una cosa del martello. Si capisce? Sì, però ti devi su queste è difficile. Su quelli rossi sono fatte veramente male. Prende fuoco, ti cade davanti il bastone con la pietra verde. Non toccare. Ti tocco con la mano di Morse e tocchi quel bastone. Fammi vedere dove ti ha toccato Morse. E gli scava indietro, impazziscono tutti quanti, avete tutti un attacco gratis, perché si buttano di sotto tutti e tre, tutti e quelli che rimangono, tutti e tre i gruppi. Rompi i coglioni a me? Sì. Se volete attaccare... anch'io un attacco con la bastonata. Cos'è? Quanto hanno di difesa? Hanno uno in questo momento, perché sono in frenzy. Quindi uno in più, no? Per attaccare. Sì. Io tiro con 2... Un nero, non un viola. Ah... Io tiro un blu, 2 blu, più 3 un blu. Giallo perché c'è weapon skill. E no, bianchi nessuno. Wow. No. Mi andavano un braccio. Un vantaggio però. Il vantaggio è che non lo tirano di sotto. No, me ne servono 2. Per non essere tirato di sotto. 2, facciamo una manovra gratis. Pintus? Io cerco di farli inciampare scassandogli la rotula. Dai. Attacca. Poi inizio io per primo. 2 verdi. Allora mi sa che cambio questa merda.
perché avendo 5 di intelligenza, due viola e un nero, giusto? Di soffrire lo stesso. Viola e un nero. No. Non si vede niente. No, anche perché adesso che lo so cercherò di darti tutto lo stress possibile e immaginabile. Manuale base. C'è una strada caos. Se non fa niente nel tuo attacco, non fa niente. Però mi sa che no, non sei in offensiva. Quindi in teoria l'essere del caos leviti un po'. No. Allora, io ho visto che sulle mie, tipo su 5, su 7, nella parte offensiva c'è la strada del caos. Due svantaggi. Sì, ma ah, sì, sì. Buono. Però non c'è neanche la cometa. Questo bianco via. Mi sa che fai 1, 2, 3, 3 asce. Una clessidra, quindi vai di ricarica uno in più. Non ha ricarica. A zero. Ce l'ho messo lo stesso. Ok. Quindi fai 3 successi. 3 successi e allora gli faccio 11 danni. In più, il e un po' dopo per disingaggiarsi, è morto. Un gruppo muore, che era quello già ferito. Grazie. Gli ho spaccato le rotule e sono caduti male di sotto. E il cacciatore di streghe... malissimo. Sto cacciatore di streghe poteva lasciarlo a casa. Il cacciatore di streghe, cercando di colpire uno degli scaven, scivola e si rompe lo sotto il collo. Piede. No, non si rompe lo sotto il collo, ma cade di sotto e si fa una ferita. Eroico. Grave? No, ferita normale. Questo qui serve perché quando tu ci dai punti fortuna e arrivi al massimo che numero di giocatori, tutti quelli che hanno meno fortuna del loro massimale tornano al loro massimale. Non ho capito, ma ci penserò, cioè, la prossima volta. Tu per ridarci la fortuna, noi per recuperare la fortuna, quando tu ci dai i punti fortuna per il party, perché abbiamo fatto cose fighe o fatto un accomplishment, quando arriviamo a, in questo caso siamo in 3, quando arriviamo a 3 qui, tutta la fortuna che noi abbiamo speso ci ritorna. Ok. E in più la fortuna dei personaggi. Sì, dei personaggi. In più la fortuna dei personaggi puoi usarla anche per togliere tempo di ricarica. Ah. Uno per ogni token. Fortuna. Tu c'hai 3. C'ho 3. La sì, usi tutti, e hanno la tre. Tutti hanno tre. No, ma ah, sì, sì, segnatela. Tu non continui a non avere difesa, giusto? Sì, sì, non ho difesa, io sto assolutamente. Primo gruppo che ti attacca in frenzy. Un grazie successo, che una fatica, non tre. No, e con un successo ti fanno 7 danni. Ammazza. Quindi io di assorbimento in totale ho 3. Più 2 di armatura, 5, più 2 di toughness, 7, quindi un danno. Io assorbo più di uno in platta. No, davvero. 7, quindi un danno. Cioè, fai conto che così assorbi uno più di me. Sì, sì, vabbè. Okay. Deve entrare il mio spello. L'altra volta non è riuscito a entrare, mi ha preso il mio di mazzate. Cazzo. Che tiro di merda. Cazzo, oggi stasera proprio... Per subiscono loro una ferita. Awi! E perché tocca ancora loro? Ah, è ancora la sua azione, la loro azione. Questi sono gli attacchi di opportunità. No, no, questi sono gli attacchi, no, che hanno fatto loro. Hanno fatto una ferita. Si sono semplicemente messi intorno, ah, a me. Okay. Tocca a te. Inizio io, sì. Perché allora io tolgo uno da qua, uno da qua, uno da qua. Uso 3 di fortuna per ricaricare completamente questa. E lancio un prova a lanciare un incantesimo. Invocation. Contro 2. Manovra. E invocation che è fellowship. Allora. No, non tengo. Ti scappa le dadi. Giusto, no? Sono 2 più 2, 3, 1, 1. Due successi e uno svantaggio. 3 successi. 3 successi. Svantaggio. Con lo svantaggio niente, con 3 successi puoi scegliere se recuperare o una critica o una ferita normale. È dura scelta. È un imbarazzo. Già. Possa Mor non guardare su te, più in là, più in là. Sì, Mor. Guarda il ratto. Mor. Mor. Il cacciatore di streghe si rialza in piedi. Mi mette, sbatte contro un muro. No,
Non sbatte contro un muro, ma estrae una spada e vi attacca. Oh, finalmente. Finalmente fa qualcosa. Il flash. Ho parlato troppo presto. No, vabbè, dai. Lo stiamo carriando, dai. Un successo l'ha fatto. Per cui riesce a fare 7 danni. Uccide un gruppo di ratti. Altra cosa importante su fatica e stress: quando finisce il combattimento, recuperi un numero di fatica pari alla tua toughness e un numero di stress pari al tuo willpower. Quando hai willpower altro, cioè lo stress è veramente difficile che ti prenda, comunque, perché ne recuperi 5. Lascia stare. Guarda che più vai avanti più è probabile che anche gli avversari abbiano cose per farti prendere, no, fatica, anche perché devi considerare che la notte, dormire tutta una notte ti permette di rifare questa cosa dell'encounter, non recuperi tutto, recuperi fatica in toughness e willpower in stress. Tocca chi, a me? A voi. Io ho fatto. Rimane un gruppo di ratti. Allora, agisco io che tanto non attacco, faccio a sad situation. Così che per recuperare mi lascio, cioè mi metto in difensiva. 4 5 di intelligenza, ma senza usare quasi delle robe, poi cosa devo tirare? Difficoltà 0 2 basta, go. È una roba sull'intelligenza, quindi ho anche due gialli bianchi, due bianchi e uno dal pool qua. Questo togli due di questi. Due successi e due svantaggi. Allora, due teschi, mi aggiungi un Recharge Token, aggiungi la Fire Blast, ti conviene. E con due successi recupero una fatica e uno stress. E prendo un dado nero in difesa. Quindi una fatica, uno stress e via. Pintus. Io mi tolgo questi di ricarica da qui. Quello sul Melee Strike che mi hai dato prima mi rimane adesso. Sì, perché è stato nel round di questo via. Io però me lo tolgo con un punto fortuna. Ok. E quindi salto giù. Esattamente così. Vai. 4. Due viola e un nero di. E tra l'altro ho appena scoperto che la fatica si mette qui. C'è pure scritto. Ah vabbè. Cioè sulla scheda. Che rivelazione sconvolgente. No, ci sta. Importante. No, è vero, se no fai confusione, ci sta. Perché lì ci metti il favore. Togli tre successi e hai fatto com'è del vantaggio. Mamma che colpo d'occhio che c'ho ormai io. Dopo Revan che tiravo 78 dadi insieme. Abbiamo dovuto comprare, lancio una mucca. Abbiamo dovuto comprare dei set in più solo per Revan. Allora, con il vantaggio in realtà non ci faccio un cazzo, con la cometa. La cometa può dipende, contare, no? Può contare come successo o come un vantaggio, quindi puoi avere due vantaggi come o un successo. No, fa un successo e faccio 9 danni. E uccidi l'ultimo gruppo di Skaven che rimaneva. La gemma verde davanti a te continua. Io consacro l'anima del ratto cornuto. Possa la tua anima corrotta, empia, corrotta dalla muta pietra, possa raggiungere Mor senza contaminare il suo paradiso, cosa che è impossibile. Ma evita di farlo, schifoso ratto. Fai una prova di disciplina, tu, mago. Ok, quindi disciplina, quanto? 2, 1, quindi un dado. Un dado giallo, tutto il tuo willpower. Power 5. Senza usare stance, no? Qua? Senza usare stance. Quindi 5. Oh, oddio, puoi usare anche la difficoltà? Stance. La difficoltà è 4. Facciamo tutti le stance. Non è un'azione. Sì, è un'azione che sta facendo lui, no? Cercare di farla di disciplina. Un dado giallo. Usare il minor blessing. Un dado bianco dal pugno. C'è un altro bianco mio. Un altro bianco tuo. E guarda, ne uso solo due anziché tre. Perché ho paura di aggiungermi inutili stress. In questo caso non avresti ben d'onde dello stress. Ah, se no c'è del caos. Però aspetta, questo lo ritiro. Sì, tirare un altro.
Oui. Perfetto, allora, via, 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 via. Io le tolgo una per volta che faccio prima. Quindi tre svantaggi. Una cometa del caos, una stella del caos. Però e quattro successi, Riesci a concentrarti e a scacciare le voci che iniziavi a sentire infilarsi nella tua testa. Non erano delle voci precise, era come qualche cosa che ti diceva prendimi, usami, fai di me ciò che deve essere fatto. E non era una figa di uno che tu... No. Riesci a... Beh, oddio, la mutapietra può essere questo e altro. Riesci a escludere questa, questa sensazione. Avuto, o l'uomo che non aveva avuto. Riesci a escludere questa sensazione dalla tua testa. Anche se a caro prezzo. Non diventi pazzo, per tua fortuna. Ma... Iniziamo bene. Ma me la fai pescare randomicamente, che è più figo. Sì, stavo guardando. Essere particolare, no. Non penso che ti possa venire ma il buone di Zench. No, no, non è il marchio di Zench. Per tua fortuna. Tutte cose belle. Lo morde. Bellissime. Distruzione. Cazzo, io gli ho molto diretto, ma non provo niente venendo questa volta. Non pensavo che mi desse la maledizione da lì. Questa mi sa che è più grossa di quella che abbiamo trovato lì. O più magica, soprattutto. È anche appena stata infusa dal prete. Ora ho compreso l'utilità di disciplina. Tieni, pesca una carta caos a caso. Hop. Ti dici che cosa fa? Beh, c'è scritto Zinch già. Erano tutte di Zinch. Quindi non va bene. No, non tutte. Alcune. No, il marchio di Zinch è una roba specifica. Non è una di queste carte. È una roba che non ti puoi togliere. Ma se non l'ha toccata non può essere così pesante. Sì, infatti è solo per la prossima sessione. Vedete che mi crescono dei tentacoli. Ti dietro la schiena. No. Perché se ti piace un tavolo della schiena. Exotic locomotion. Dammi un attimo. Dei tentacoli alle gambe, praticamente. Posso camminare. No, ti uccidiamo immediatamente. No, esatto. Cioè, il cacciatore ti spara in testa diretto e nessuno lo ferma. Anzi, gli danno una mano. Sì. Io sono il primo. Mica, se solo così guardarla, pensa se la tocchi. Perché ho preso quelle dal mazzo... Del Super Power. Del Super Power. Però mi dava anche un bonus figo, potevo camminare. Sì. Da morto era un po' difficile. Erano queste che dovevo prendere. Che sono più piccoline, infatti. Che sono dal mazzo base, non da quello della morte e della depravazione. Sono anche dei bonus, no? No. Questa era bella, però. The Shakes. Anche questa era bella. Voi vedete che mentre si sta avvicinando... Cosa? Un vantaggio? No, un dado nero è uno svantaggio. Un dado nero è uno svantaggio. Se vuoi puoi ti prendere i dadi neri al posto dei dadi bianchi quando vuoi, Il master non credo te lo impedisca. No, no, tremori. I tremori. Infatti quando... Voi vedete che lui si è rimasto per un attimo davanti alla pietra fissandola, mentre questa lampeggiava inondando la stanza di luce verde. E a un certo punto vedete che lui inizia a tremare, come se facesse incredibilmente freddo per un attimo, e non avete mai visto. Io corro, corro a coprire la pietra con un qualcosa. Anche perché un mago del fuoco che è freddo è una cosa inaudita. Io corro a coprire la pietra con qualcosa. Con cosa? Mi strappo un pezzo della tunica nuova. Che okay. No, mi tolgo la tunica e copro la pietra con la tunica. Che schifo, copriti! Rimango, c'ho i mutandoni quelli della nonna, tipo. E poi sul fisico rachitico. No, vedi che io mi appoggio al muro e inizio. Questo ti rimane per la prossima sessione, praticamente, perché sei stato traumatizzato dalla cosa. Ah, il master fa. E poi il cacciatore di streghe. Il cacciatore di streghe. L'ultima cura. Che comunque ha ancora una ferita, due stress, due fatiche. Tanto. E prima stava vomitando sangue come niente. Se piovesse. Tolto, subito. Ma... Senti anche che mi guardo intorno come se ci fosse qualcuno, no? Come se fossi sospettoso e impaurito e sono accasciato contro un angolo. Sigmar e Mor erano dalla nostra parte. Abbiamo vinto contro cotali creature, erano tante, c'era anche una creatura mostruosa. Ma sai quante schifezze di questo tipo si vedono giù nei cunicoli? Non spero, spero poche. Ma siete proprio dei provincialotti, Se lei, Mastronano, sa qualcosa in più di queste creature... E di dove sono nascoste ad Altorf, mi domando perché non l'abbia già detto alle autorità, cioè a noi. Ma non ho detto che conosco queste creature, sono creature immonde e vanno schiacciate.
Non Maestro è niente Cla- di strano. Clarence era. Clemens. Maestro Clemens, penso sia il caso di riposare le vostre ferite. Posso aiutarvi, ma penso meglio in un posto più tranquillo. Potrebbero arrivarne altri. Sì. Dobbiamo raccogliere qualche prova, a parte la pietra da sigillare. Credo che quella basterà. E sta buono tu. Mi rimetto un attimo. Mi metti in mezzo tra lui e la pietra. Datemi solo un attimo. Vedi che tira fuori un coltello, non la spada di prima. Proprio questo è un coltello tipo da scoiatore. Non mi pare il caso di suicidarsi. Solleva la testa del veggente grigio. Che però il veggente grigio, la testa è uguale a quella di uno scaven normale o c'ha qualcosa? No, perché di gli scaven sono tendenzialmente dei ratti proprio neri. I veggenti grigi sono in genere invece grigi di pelo, che è una rarità per gli scaven, okay. Quindi si riconoscono da lontano. In più spesso portano sul corpo marchi di mutazioni o altre benedizioni del ratto cornuto. Okay. Io copro bene, stando attento a non toccare neanche attraverso il panno, con la mia tunica avvolgo bene la cima della cosa e poi gliela passo a Clemens. È il caso che torniamo di sopra. Di corsa, anche perché Mor ormai ha posato lo sguardo su questi tunnel, non vogliamo farci cogliere impreparati. Bah! E mentre non uscite... Non vede l'ora di vedermi, ma aspetterà. E mentre uscite dai cunicoli delle foglie di... Di nuovo! Io non capisco. Mi pare tu... Anch'io sono sano. Che? Loro due sono due catorci. Ma neanche... Erano dei topi, si schiacciano? Beh... Se dovessi incontrare dei topi del genere mentre risaliamo, forse è il caso avvertire le autorità d'ora in poi. Allora si schiaccia. E mentre il tremolante ci segue. E su questa battuta si chiude la puntata di Fumble. Quello che avete ascoltato era Fumble, che è il primo podcast Fumble! Di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Vi ricordiamo che ci trovate su fumblegdr.it e su QWERTY.it, dove potete anche diventare soci di QWERTY o fare una donazione a Fumble o a QWERTY, come hanno già fatto in molti che ci hanno permesso di comprare Warhammer, l'espansione, un set di dadi aggiuntivo. Grazie a tutti quelli che l'hanno fatto. Il set di dadi serviva effettivamente. Il set di dadi è essenziale. Già solo in 3 giocatori, 4 è per forza necessario. In più vi ricordiamo che il 14 ottobre siamo a Torino e faremo un pomeriggio di giochi di ruolo dal vivo con Clotos. E si parlerà di destino di eroi e di che cosa vuol dire essere un eroe, di fare un viaggio per scoprire l'eroe in se stessi. Sembra una cosa molto profonda, temo che non sarà così profonda. Perché... Chi può dirlo? Ci saranno delle taverne, verranno bruciate delle taverne. Ok, questo era per attirare invece un altro tipo di pubblico. Questo lo sappiamo noi, lo sapete voi e lo sanno tutti. Ci sentiamo di nuovo settimana prossima, molto probabilmente settimana prossima non andremo in onda di giovedì ma di mercoledì, per venire incontro alle esigenze di produzione. Sì. Non ce la faccio, sto morendo. Sei calato troppo nel personaggio. I tremori del caos hanno preso Claudio. Ho voluto fare il figo tossendo per fare il coso e adesso si stacca più. Mi è rimasto addosso. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Poi finché non ci devi dare tutti il master.